Una buona serata, buona domenica e ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, una puntata un po' particolare. Innanzitutto l'orario di inizio posticipato di 30 minuti, oggi in campo non c'era la Serie D, solo due recuperi di Serie D che riguardavano formazioni di casa nostra. È andata diciamo molto bene per una squadra. Per un'altra poteva andare ancora meglio, ma insomma l'Avezzano si è fermato sul campo del Castelfidardo 1-1 con un rigore che tra poco rivedremo, che dal vivo è apparso subito dubbio e poi rivedendolo insomma i dubbi continuano a crescere. Ma tra 30 minuti scende in campo anche il Teramo contro il Sant'Arcangelo per quello che è un vero e proprio scontro diretto. Tra poco vi facciamo vedere le formazioni. In Serie A è finito da pochissimo il match delle 16, ha vinto il Milan a 3 o 4 secondi dalla fine con un grande gol, primo in Serie A di André Silva su cross di Suso. Dunque Genoa 0, Milan 1. Vediamo allora in Serie A i risultati maturati nel pomeriggio. Ieri, ma anche l'altro ieri, ha giocato la Roma contro il Torino, aspettando alle mie spalle, lo vedete, il posticipo tra Inter e Napoli, da cui possono passare i destini dello scudetto, visto che la Juve ha battuto l'Udinese questo pomeriggio. Insomma, la Juve può andare in fuga qualora il Napoli si fermasse. C'è stata anche la giornata di Serie C. Ovviamente al mio fianco, lo capite che è una puntata particolare perché di solito lo saluto dalla redazione, stasera Andrea Costantini al mio fianco. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E allora, ciao. Come detto, seguiremo la partita del Teramo, ma vi mostreremo i servizi delle partite di Serie D. Eccoli qua i risultati in Serie A, con Genoa-Milan che, come detto, si è da poco conclusa, Inter-Napoli alle 20:45. In Serie B non ve la mostriamo, ieri c'è stata la sconfitta del Pescara 1-4, Pescara che tornerà in campo martedì contro il Carpi per un altro recupero. Serie C adesso, per vedere i risultati del pomeriggio, anzi si sta giocando a Fermo, a Recchioni di Fermo, tra Fermale e Reggiana. Questi sono i risultati: la vittoria del Ravenna sul campo dell'Albinoreffe 1-0, su Tirol Erate 0-0, 4-3 tra Mestre e Pordenone, 0-0 Triestina-Vicenza, 2-2 Fermana Reggiana. Alle 20:30, come vedete, Gubbio Feralpisalò e Teramo Sant'Arcangelo. Il posticipo è Bassano Padova, riposa la San Benettese. Con questi risultati vediamo la classifica, ovviamente anche in questo caso abbastanza parziale perché ci sono ancora delle partite da giocare, però insomma vedete il Teramo è terzultimo in classifica a quota 26, il Sant'Arcangelo a 23 punti, è terzultima contro penultima. È chiaro che il Teramo deve far valere il fattore campo, comanda sempre il Padova a 49, che però giocherà domani sera. In Serie D non vi facciamo vedere i risultati perché sono il campionato è fermo per il torneo di Viareggio, vi facciamo vedere la classifica perché i due recuperi, San Marino Nero Stellati era della 25esima giornata, mentre Castelfidardo Avezzano della 26esima giornata. Entrambe erano state rinviate per il maltempo che ricorderete tra fine febbraio ed inizio marzo. 2-0 del Nero Stellati, prima vittoria in campionato sul campo del San Marino, Conè e Bruni per la formazione di Di Corcia, che dunque c'entra la prima vittoria. Siamo particolarmente contenti, vi mostreremo il servizio di San Marino Nero Stellati, che dunque salgono a quota 11 punti. È chiaro che la salvezza è ancora un po' troppo lontana, però che sia di buon auspicio questo successo di questo pomeriggio al San Marino Stadium. Nell'altro recupero, quello della 26esima giornata, l'Avezzano in vantaggio a Castelfidardo 0-1, al 91esimo subisce un calcio di rigore e dunque si ferma sul punteggio di parità 1-1 tra Castelfidardo e Avezzano. Vedete che si trattava di una sfida in salsa molto playoff. Ovviamente noi seguiremo queste partite subito e poi ovviamente seguiremo anche la partita tra il Teramo
e il Sant'Arcangelo, ricordandovi che domani sera, come al solito, torna Replay alle 21, perché sarà già vigilia di campionato, la sfida tra Pescara e Carpi, nuovo impegno interno per la formazione di Epifani, sarà un banco di prova per lui dopo l'esordio non eccelso, non proprio da ricordare. Vi ricordo che però potete mandarci messaggi al 392-623-7060. Andrea, come hai visto questo pomeriggio l'Avezzano a Castelfidardo? L'ho visto discretamente bene, però tante opportunità sciupate. Diciamo che nel complesso non è stata una bella partita. Su un campo molto più difficile, molto più allentato dalla pioggia, io qualche settimana fa ho visto una bellissima partita tra Castelfidardo e l'Aquila. Le due squadre riuscivano a giocare un buon calcio nonostante il campo fosse allentato, c'era una energia diversa sul rettangolo di gioco. Non è stato così oggi, nonostante i problemi, perché il campo oggi era un po' infame, no? Sì, un po' gibboso. Gibboso, e non si riusciva a sviluppare gioco, però vuoi per la superiorità tecnica dell'Avezzano, vuoi perché il Castelfidardo aveva qualche defezione di troppo, specie a centrocampo. Pur non essendo stata una bella partita, l'Avezzano aveva creato diverse palle gol e alla fine la vittoria che stava maturando era una vittoria anche meritata, perché a livello di palle gol l'Avezzano aveva nettamente avuto il predominio rispetto al Castelfidardo, più con le occasioni che con il gioco in generale. Certo. E poi è arrivato l'episodio finale del calcio di rigore. Verrebbe da dire che il Castelfidardo quest'anno per le abruzzesi marca male, perché il Francavilla è stato condannato al pareggio da un gol fantasma, poi ci sono state due espulsioni con quella che ha fatto scalpore di Fofanà, che ha avuto la maxi squalifica. Sì. Oggi un'altra abruzzese, l'Avezzano, è stata condannata al pareggio da un rigore fantasma, non da un gol fantasma. Sono punti pesanti, perché il Castelfidardo ha giocato in casa con Francavilla Avezzano ed erano due scontri diretti, due scontri tra squadre che ambiscono a fare i play-off. Quindi aver non perso quella partita con Francavilla allora e non perso quella di oggi permette al Castelfidardo di tenersi il quinto posto, mentre Francavilla e Avezzano potevano giovarsi di due punti ciascuno in più in classifica. Evidentemente meglio non giocare a Castelfidardo per le abruzzesi quest'anno, non so se c'è qualche squadra che dovrà ancora farlo, però fate attenzione, perché quest'anno su quel campo accadono cose un po' strane. Eh sì, intanto ci scrivono Pacella, miglior centrocampista della D, però non ha mercato. Tra poco le formazioni di Teramo Sant'Arcangelo. Vi dico che sostanzialmente in casa Teramo non ci sono novità, il solito 3-4-3 con gli stessi interpreti di sabato nella partita vinta a Padova per 2-0. Io però direi, Andrea, di andarci a vedere subito il servizio Castelfidardo-Avezzano 1-1. Vediamo. L'Avezzano si illude e poi ritorna sulla terra quando il più sembrava fatto al Mancini di Castelfidardo. Nel recupero finisce 1-1, una gara che i marsicani avevano portato praticamente a casa prima del rigore finale realizzato da Montagnoli. Squadra di Giampaolo non sfonda nelle Marche, ma si conferma comunque prima forza abruzzese del campionato di Serie D. Marsicani senza Deramo, impegnato con la rappresentativa al torneo di Viareggio e sostituito da Pollino sulla corsia di sinistra. Torna Cerone alle spalle di Dos Santos, mentre in mezzo al campo la diga è formata da Persi e Bianciardi. In difesa gioca Scutti e non Lombardo a sinistra, Marchigiani col 3-5-2, coppia d'attacco formata da Calabrese e Pedanino e mediana folta comandata da Giovagnoli. Al settimo il primo squillo marsicano con il traversone basso di Besana, che Cerone impatta ma non riesce a indirizzare in maniera precisa. L'Avezzano prova a fare la partita e quando può costruisce buone trame, come al quarto d'ora, azione costruita sull'asse di destra con l'avvio e il tentativo di chiusura di Persi aiutato da Pellecchi e Besana. Occasione d'oro per gli ospiti al 19esimo con Dos Santos che serve l'inserimento nel corridoio di Pollino, conclusione troppo debole centrale del numero 7, para Selvaggio coi piedi. La risposta affida Ardense col piazzato di Calabrese al 23esimo, che però non fa male a Fanti. Partita brutta almeno nella prima frazione, Dos Santos assistito poco o nulla e allora il brasiliano decide alla mezz'ora di provare la conclusione impossibile, che termina abbondantemente alta sopra la traversa. I marchigiani si vedono a 10 dall'intervallo, punizione di Terrenzio, sponda di Pedalino, spara Calabrese ma il destro è troppo centrale. Reazione immediata della Verzano.
Milano al trasponda, stavolta di Dos Santos e Pollino, un'occasione simile a quella del 19esimo, ma anche questa volta la conclusione non crea pericoli a Selvaggio. Al 42esimo è Cerone a sfiorare il gol del vantaggio con un sinistro magico che sembra indirizzato sotto l'incrocio dei pali, ma è super Selvaggio a metterci la mano destra, forse anche con l'aiuto della traversa, e a tenerla lì prima dell'arrivo di Pollino. Nel primo minuto di recupero Mantini all'interno dell'area di rigore marsicana si distende e prova il servizio sul secondo palo a pedalino, ma Besana fa buona guardia. Magnoni lascia Massi negli spogliatoi e inserisce Montagnoli, ma soprattutto torna alla difesa a 4 con Terrenzio che si allarga a destra e Giovagnoli in mezzo a far coppia con Lispi. La prima emozione della ripresa è targata a Pellecchia, fino a quel momento in ombra. Al 52esimo si porta il pallone sul sinistro e chiama Selvaggio, quasi ingannato dalla traiettoria, alla respinta con i pugni. La partita si accende, Menna stoppa al 55esimo la conclusione di Calabrese, liberato dalla sponda di Montagnoli. Cambio di fronte e Dos Santos si lancia verso Selvaggio, ma calibra male la staffilata mancina, troppo alta. Ancora Montagnoli al minuto 57, destro arcuato, che prova a sorprendere Fanti ma senza fortuna. Al 63esimo ancora Cerone e ancora su punizione, stavolta la traiettoria è bassa e Selvaggio ancora lì a respingere, così come la difesa marchigiana sul tentativo di tap-in di Pellecchia da posizione defilata. Giampaolo allora ridisegna la squadra a sinistra, fuori Scutti e Pollino, dentro Lombardo e Acatullo per un Avezzano a trazione ancora più anteriore. Il doppio cambio porta quantomeno fortuna, perché nemmeno 60 secondi e l'Avezzano passa. Solita punizione di Cerone, smorzata dalla difesa di casa, ma la sfera passa e Dos Santos si avventa sul pallone e batte Selvaggio per il vantaggio ospite. Terzo cambio per Giampaolo, fuori proprio Cerone, dentro Bisegna. Il più pericoloso nel Castelfidardo rimane sempre Calabrese, che al 76esimo chiama la risposta in tuffo Fanti per disinnescare la sventola di destro. Giampaolo si copre, fuori Pellecchi e dentro va Crass e poi Di Curzio per Bianciardi, ma è persi a provare la solita sortita offensiva al minuto 82 con il destro alto. La doccia gelata però arriva al 90esimo, la punizione di Calabrese vede di come di consueto il grande mucchio in area di rigore, ma stavolta per Taricone Lombardo commette fallo su Giovagnoli, giallo per l'Avezzanese e dal dischetto il numero 17 batte Fante e regala il pareggio alla squadra di casa. Delusione tremenda per la Avezzano, atteso domenica prossima dal derby del De Marsi contro il Francavilla. Mister, davvero tantissima amarezza, perché per come si era messa la gara a quel rigore è sembrato davvero un fulmine a ciel sereno. Ma sì, un rigore molto dubbio, anche se non voglio parlare di queste cose, però voglio parlare della prestazione della squadra. Secondo me hanno fatto una grande partita, abbiamo avuto 4 occasioni. È normale che tu, quando hai diverse occasioni, la devi buttare dentro, perché poi alla fine succede un episodio molto dubbio, la partita la pareggi. Però abbiamo giocato con una squadra che stava un punto sotto di noi. Oggi penso che la mia squadra abbia fatto una grande partita, dovevamo purtroppo essere un pochino più cinici, perché le occasioni le abbiamo avute e alla fine c'è stato quel rigore che ha un po' pareggiato le sorti della partita. Però dispiace, perché abbiamo fatto meritatamente, secondo me, una partita da portare a casa con 3 punti. Non avendo Deramo, giustamente ho giocato con Fanti, che è un giocatore di esperienza, ho dovuto mettere Scutti e Pollino, che fanno parte dell'Avezzano, hanno fatto una buona partita. Poi ho inserito Acatullo, ho inserito Di Curzio, per cui abbiamo giocato 2 punte con Acatullo. Bene, ripeto, mi dispiace, perché questa partita poteva avere un verso diverso, perché la prestazione c'è stata. Se avessimo fatto gol, giustamente chiudere la partita anche sul 2-0 era completamente diverso. Poi prendere rigore all'ultimo minuto della partita, è normale che ti rimane l'amaro in bocca. Ho giocato gli ultimi 4-20 minuti addirittura con 4-2-4, con 2 esterni che sono attaccanti, con 2 attaccanti, quindi se non ci credevo ho mandato un messaggio importante, credo. Anzi, il cambio l'abbiamo fatto a mezz'ora dalla fine, abbiamo giocato con D'Ercole, Montagnoli, Calabrese e Pedalino, più un messaggio di così, quelli avevamo gli attaccanti e quelli abbiamo messo. Certamente a livello, detto prima, di possesso palle, di palleggio, oggi perdevamo qualcosa, lo sapevamo, abbiamo giocato in un'altra maniera, cercare di verticalizzare subito e andare a cercare subito gli attaccanti. Certamente abbiamo sollecitato tantissimo Pedalino e Calabrese, perché molte palle sono state giocate in maniera sporca, però lo sapevamo, dai. Senta, al triplice fischio, che cosa è successo sotto le tifosi della Avezzano? Sono andato a salutare i miei tifosi
che sono molto calorosi e sinceramente lo apprezzo tanto, perché mi sembra di essere entrato nel loro cuore e questa è una cosa importante e mi ha fatto piacere. Poi sono passato sotto i tifosi d'Avezzano, io ho giocato 2 anni all'Aquila, probabilmente non sono simpatico, ma mi hanno mandato a quel paese, ma mi sembra che la mia reazione sia stata corretta. Poi però è stata interpretata male, non lo so, comunque dai, io sono a posto con la coscienza e non ho problemi. Ok, queste sono le immagini della partita di questo pomeriggio del Mancini. Abbiamo sentito anche Bagnoni, che perché nel finale, Andrea, insomma, quando la partita era terminata si sono un po' accesi gli animi, perché Bagnoni è passato sotto il settore nei tifosi dell'Avezzano, probabilmente qualche, non so, alcuni tifosi dell'Avezzano, diciamo, qualche risatina di troppo, anche forse rimproveravano all'allenatore del Castelfidardo di farsi un po' beffe di quella dell'Avezzano che era stato raggiunto al 92esimo, un po' di tensione, però lo diciamo subito sedata, non è successo praticamente niente. Diciamo che lui è andato a salutare i tifosi del Castelfidardo, una volta fatto quello poteva dirigersi verso il rettangolo di gioco anziché passare sulla pista vicino ai tifosi dell'Avezzano, anche per i suoi trascorsi. Sì, lui, poi ha detto: io ho giocato 2 anni all'Aquila, sicuramente magari l'Avezzano non mi amano. Il pareggio è arrivato in quel modo con un rigore molto contestato, sai, i tifosi dell'Avezzano evidentemente erano un po' arrabbiati, il fatto di passare abbastanza, non proprio sotto, ma abbastanza vicino, forse sotto la postazione dei tifosi dell'Avezzano, forse è stato inteso come un gesto di sfida. Bagnoni magari poteva passare dentro il rettangolo di gioco per prendere la via degli spogliatoi. Comunque, al di là di questo, è chiaro che sul fronte Avezzano c'era grande amarezza, perché come si è capito dal servizio non sarà stata una partita divertente, non sarà stata una partita tecnicamente valida, perché ci sono stati tanti errori, specie nel primo tempo. Però è pur vero che a livello di occasioni da gol non c'è stata partita, l'Avezzano ne ha create tante di più. E questo è lo spunto anche per dire che questa squadra, che è comunque la migliore delle abruzzesi in questo momento dopo il sorpasso alla Vastese, non ha la giusta dose di cinismo, perché quando perdi tanti punti con squadre di bassa classifica, lasciando per strada, ma ne abbiamo già parlato, l'Avezzano ha lasciato per strada tanti punti con queste piccole. Basti vedere quello che è successo anche la scorsa partita con il Fabriano Cerreto al De Marsi, 0-0 contro una squadra che era in grande difficoltà. E oggi a Castelfidardo l'Avezzano crea tante occasioni da gol e ne sciupa altrettante. È evidente che questa squadra manca di cinismo. Le partite vanno chiuse, certo, e bisogna concretizzare di più se si vuole fare un'ulteriore crescita, altrimenti l'Avezzano rischia di essere una sorta di incompiuto. Io non so, tra poco sentiremo anche il presidente Paris, che esprime più o meno lo stesso concetto, ma prima ovviamente vogliamo vedere questo calcio di rigore assegnato da Taricone di Perugia questo pomeriggio. Io non so a quali e quante occasioni si riferiscano. Poi in realtà la partita dell'Avezzano che abbiamo visto è stata giocata meglio dall'Avezzano, però non ci sono state occasioni clamorosissime, grandi parate del portiere. Probabilmente forse andava difeso un po' meglio l'1-0, ma sono considerazioni, sì, perché poi nel strettamente personali. Se non la chiudi e hai un gol di vantaggio, poi chiaramente devi gestirla un po' meglio. Però potrebbero dire i giocatori dell'Avezzano: noi comunque stavamo difendendo discretamente bene, sì, sì. È arrivato un rigore quasi inventato, o anche se ci fosse stato quel rigore era una negligenza di un singolo, non una disattenzione di reparto o altro. Quindi insomma, per questo motivo che l'Avezzano oggi resta con tanto amaro in bocca. Vediamolo l'episodio da Moviola, poi sentiremo il presidente Paris e poi andremo a Teramo per le formazioni. Calcio di punizione di Calabrese, ovviamente da qui non si capisce nulla, ma vedrete che un po' di più si capirà nel corso di questa macchia. Abbiamo cerchiato l'eventuale contatto Lombardo-Lispi. A me sembra che Lispi faccia un tuffo, sì. Abbastanza clamoroso, però ovviamente potrebbe essere A, una lettura di parte, B, una lettura che è di uno che non può vedere benissimo
guarda, quello che accade. Guarda, ci può essere una mano che prende la maglietta, ma sicuramente questa maglietta non viene tirata. Qui comunque qualcosa dovremmo vedere a livello a livello plateale, ma come potete constatare c'è quel braccio del giocatore dell'Avezzano che è sul corpo di quello del Castelfidardo. Possiamo presumere che ci sia una maglia presa, presumere, però poi noi non vediamo nulla di tirato. Quindi, ma veramente noi eravamo allo stadio e ancora una volta, come è successo col Francavilla, viene presa una decisione arbitrale e ci giriamo a destra e a sinistra e stiamo a chiederci ma che cosa è successo, sì. Perché di questa decisione in un contesto dove non si sono visti contrasti, non si sono visti impatti tra i corpi, non si sono viste magliette tirate. Perché il fallo poi è non del primo giocatore che vedete che è Sbardella, di quello alla destra di Rispi, che è il numero 13, che è Lombardo, che è entrato nel corso della ripresa al posto di Scutti sulla corsia di sinistra. Poi Lombardo è stato anche ammonito, peraltro. Però se lo rivediamo per l'ultima volta, Maurizio, seguite sempre la traiettoria del numero 13, che è il giocatore del numero 13 della Avezzano, perché ed è quello che abbiamo fatto anche noi, lo abbiamo seguito con gli occhi per cercare di capire se ci fosse, come dicevi tu Andrea, una maglia tirata o cose del genere che possano giustificare questo. Io continuo a definirlo tuffo, perdonami, sì, è un tuffo di lì. Poi per il resto è stato bravo perché nel sandwich magari con il contatto se ti lanci può sembrare, però guarda, veramente non c'è, anche perché poi c'è un minimo di tolleranza in queste situazioni, i contatti ci sono, ma se vengono puniti questi contatti qui verrebbero fischiati a quel punto 10-12 rigori a partita. Certo. Non c'è niente e quindi l'Avezzano, bisogna dire che oggi sia Paris sia Giampaolo hanno glissato, sono stati dei signori da questo punto di vista, però l'Avezzano per colpa sua non aver concretizzato delle palle gol, non aver chiuso la partita, ma anche per colpa di una decisione arbitrale che è una decisione palesemente sbagliata, ha visto sfumare due punti in uno scontro diretto. Assolutamente. Sentiamolo il presidente dell'Avezzano, Gianni Paris, al termine della gara. Presidente Paris, c'è davvero tanta amarezza perché era una vittoria che sembrava oramai ad un passo, poi quel calcio di rigore, il finale concitato, qualche screzio al 95esimo con l'allenatore ospite, insomma un finale da dimenticare. Ma abbiamo giocato 90 minuti solo noi, quindi credo che anche il pubblico di casa lo riconoscerà. Il problema è che nel calcio se fai solo un gol rischi che poi nella bolgia della cosiddetta zona Cesarini, come oggi era già il tempo supplementare, i 5 minuti che aveva concesso la terna, prendi un gol su un rigore che sinceramente non ho visto, non ho capito. Era coperto l'arbitro e non posso proprio capire come possa aver concesso il calcio dagli 11 metri. Poi ho visto soltanto l'Avezzano calcio, questa cosa mi conforta in ottica playoff, noi dobbiamo in tutti i modi difendere il terzo posto e quindi dobbiamo provare in maniera assoluta a fare più punti possibili. Oggi l'abbiamo consolidato, speravamo più 3 sulla quarta, sarà più 1, ma al di là di tutto, insomma, sono convinto che questa è una squadra che fa la differenza. Nel 2018 abbiamo fatto soltanto vittorie e pareggi, quindi è una squadra che ha il 9° risultato utile consecutivo. Credo che stia confermando quello che ha fatto all'andata. Rispetto all'andata stiamo facendo meno punti ora. Però quando giochi con squadre che devono salvarsi, con altre situazioni dal punto di vista caratteriale, emotivo, eccetera, può essere normale. Una conseguenza che il calcio ti regala nel bene e nel male dalla Serie A alla terza categoria. E quindi ci stiamo. Accettiamo questa cosa perché l'amarezza che ho dentro è talmente tanta che se vedessi che cosa ho dentro
non ci sarebbero parole. Presidente, le faccio una domanda. Con l'assenza di Teramo, di fatto l'Avezzano poteva anche chiedere il rinvio di questa partita. Perché ha scelto poi di giocare? Perché non siamo d'accordo a posticipare troppe partite tra fine marzo e un mese di aprile importante, dove ci giochiamo tutto. Adesso abbiamo fra 7 giorni il derby con il Francavilla e lì dobbiamo provare a mettere una marcia in più per disputare una grande prestazione. La squadra c'è, l'ha dimostrato, quindi i ragazzi sono stati bravi. Non sono stati bravi in fase realizzativa. Purtroppo nel calcio vince chi fa più gol e oggi non siamo stati bravi soltanto negli ultimi 16 metri. Andrea, il probabile rinvio della gara che poi non è stato richiesto da parte dell'Avezzano, poi insomma l'ha spiegato un po' il presidente Paris, ha detto noi non vogliamo diluire moltissimo gli appuntamenti perché poi magari si corre il rischio, credo, di perdere un po' il ritmo partita. Sì. Oggi l'Avezzano, ricordiamo, se avesse voluto avrebbe potuto rinviare il proprio appuntamento perché Michael Teramo è con la rappresentativa della LND al torneo di Viareggio che inizia domani, avrebbe potuto non recuperare oggi, così come ha fatto per esempio il Pineto, che infatti recupererà il 21 proprio perché Della Quercia anche lui è stato convocato. Certo, però è una scelta che può apparire controproducente, però in molti casi gli allenatori fanno anche queste considerazioni, poi le società si muovono anche in base, si consultano con lo staff tecnico e decidono in base anche a questo. Stare fermi troppo tempo è comunque un rischio e non fa bene a una squadra. L'Avezzano ha saltato proprio la gara di Castelfidardo la scorsa domenica, rischiava di stare ferma anche per questo turno di sosta e poi di dover tornare a giocare avendo nelle gambe 3 settimane di senza attività agonistica ufficiale. Certo. E allora è stata presa questa decisione. Il Pineto ha fatto invece altra considerazione, quindi recupererà il 21, però attenzione perché in quel periodo ci sarà partita di domenica, ovvero la prossima, partita il 21, partita nell'ultima domenica, nella penultima domenica di marzo, il 24-25, quindi l'ultima, e poi giovedì 29. Sì. Quindi in 10 giorni il Pineto, ad esempio, giocherà 4 partite, sì. Avendo prima riposato, anche per via forzata, nelle precedenti 2 o 3 settimane. E l'Avezzano invece ha preferito giocare subito, diluire un po' meglio, sono scelte. Chiaro, l'Avezzano avrebbe potuto chiedere il rinvio. Certo, assolutamente. Il gol dell'Avezzano è in fuorigioco, non lo dite. Andiamolo a rivedere allora, il gol dell'Avezzano. Chiedo a Maurizio Daqui, che già ringrazio e che ci terrà compagnia questa sera, come di consueto. Questo è il piazzato di Cerone che parte e dov'è il fuorigioco? Dove sarebbe? Allora, diciamo che dalle immagini, non avendo visione della posizione di Dos Santos al momento del calcio di Cerone, noi non possiamo esprimerci con assoluta certezza. C'è però il giocatore Lispi a centro area che potrebbe essere lui a tenere in gioco, ma possiamo usare solo il condizionale, sia se c'è una sensazione di fuorigioco, sia se c'è la sensazione di regolarità. Se noi riandiamo fotogramma per fotogramma, chiedo a Maurizio questa cortesia, capiremo che intanto Dos Santos, ecco qui, fermiamoci, qui prima ancora, non c'è nel campo visivo Dos Santos. Quando andiamo avanti, fotogramma per fotogramma, qui ora comparirà Dos Santos, vedete Dos Santos sta già attaccando la porta mentre gli altri giocatori sono piuttosto fermi. È il numero 6 Lispi. Se dovessimo valutare il fatto che Dos Santos attacca la porta e gli altri sono fermi, si può supporre che sia partito in posizione regolare, ma sono tutte supposizioni. Certo. Quindi certamente, insomma, qui possiamo dire che la sensazione potrebbe essere in posizione regolare, molto probabilmente. In occasione del rigore possiamo dire che è un rigore totalmente inventato. Assolutamente. Noi siamo per andare a Teramo dal nostro Paolo Renzetti, che è allo stadio Bonolis. In questo momento, Andrea, Paolo ci fa sapere che c'è il minuto di raccoglimento. Allora noi ne approfittiamo, ovviamente,
per Davide Astori, per vedere le formazioni. Lo facciamo, noi da studio, poi andiamo, andiamo proprio da Paolo Renzetti. Ecco, sento in sottofondo che è terminato il minuto di raccoglimento, e allora facciamo così, andiamo da Paolo. Paolo, dal Bonolis per Teramo Sant'Arcangelo, a te. Grazie Jacopo, buonasera, buonasera ad Andrea, ai nostri telespettatori qui al Gaetano Bonolis. Si è appena, appena terminato il minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori, un'immagine sullo schermo qui dell'impianto di Teramo per ricordare il giocatore della Fiorentina scomparso la scorsa settimana per un malore. C'è stato questo minuto di raccoglimento e poi l'applauso dei 1500 spettatori presenti questa sera nel posticipo valido per la 29esima giornata del campionato di Serie C. Il Teramo in maglia bianca batterà il calcio d'inizio di questa partita, la formazione ospite il Sant'Arcangelo in maglia blu con richiami in giallo, gara che inizia intanto in questo istante. Teramo che attacca dalla sinistra alla destra della nostra postazione e dunque sotto il settore di curva dei suoi tifosi più caldi. Andiamo a vedere subito le formazioni per il Teramo, stesso 11 di sabato scorso, la vittoria importantissima allo Stadio Euganeo di Padova, e dunque 3-4-3 con Bifurco in porta, difesa con Caidi, Speranza e Milillo, centrocampo con Sales, Graziano, Ilari e Ventola, in attacco Bacio Terracino, Gondò e Salvatore San Domenico, la panchina della formazione biancorossa con Tomas Calore, Pietrantonio, De Grazia, Rossi, Amadio, Tulli, Baras, Castagna, Diallo, Fagioli, Fratangelo e Cretella, l'allenatore Ottavio Palladini. La formazione romagnola seguita qui a Teramo da una decina di tifosi risponde con un 4-4-1-1 con Bastianoni in porta, Maini, Briganti, Lesiak e Sirignano in difesa, Semedo, Di Sant'Antonio, Dalla Bona e Bussaglia a centrocampo, Capellini è il trequartista, Strakel la punta, l'unica punta di ruolo. La panchina della formazione ospite con Iglio, Addario, Bondioli, Moroni, Spoliaric, Piccioni, Damo, Tommasone, Malocu, Broli, Spoliaritis e Beg. L'allenatore è Alberto Cavasin, l'arbitro arriva da Torino, il signor Davide Miele, i due assistenti sono entrambi palermitani, i signori Matteo Guddo e Vincenzo Madonia. Il terreno di gioco in buone condizioni, quindi il terreno in sintetico del Bonolis, è piovuto e continua a piovere, è piovuto prima di questa partita, sta continuando a piovere anche se in maniera leggera anche nei primissimi minuti di questa partita, che vedono il Teramo in avanti, come detto Teramo in maglia bianca, formazione ospite maglia blu con richiami in giallo che sono i colori sociali della squadra ospite. Ricordiamo anche il risultato dell'andata, Jacopo, in terra romagnola, 2-2 tra Sant'Arcangelo e Teramo, con i gol per la formazione di Palladini, allora di Asta, furono segnati. Intanto c'è il Teramo che cerca di portarsi in avanti, dicevo, furono segnati da Ilari e Fratangelo. Teramo che riuscì a pareggiare una partita, pur una partita importante, pur non disputando una gara spettacolare. Siamo entrati nel corso del terzo minuto, nel corso del primo tempo, al Gaetano Bonolis, 0-0 tra Teramo e Sant'Arcangelo. Inutile sottolineare l'importanza di questa partita per la formazione del presidente Luciano Campitelli. Dopo il successo in casa della capolista, il Teramo vuole far punti e soprattutto bottino pieno in una sfida importantissima in chiave salvezza, tenendo conto anche dei risultati di questa giornata e soprattutto della vittoria ottenuta dal Ravenna. Quella di oggi è la prima di due gare casalinghe consecutive per il Teramo, che la prossima settimana giocherà sempre qui al Bonolis con l'Albino Leffe. Siamo entrati nel corso del quarto minuto, nel primo tempo, Teramo 0, Sant'Arcangelo 0, linea allo studio. Grazie Paolo. Dunque rientriamo, partita che è iniziata da 2 minuti e 30 secondi. Andrea, insomma, non è cambiato praticamente nulla rispetto a sabato scorso, il 3-4-3 che Palladini ripropone rispetto alla gara di settimana scorsa, premiati gli interpreti di quella che è stata una vittoria fondamentale, perché insomma contro la capolista ci poteva stare la sconfitta, ma avrebbe messo veramente in seria difficoltà il Teramo. Beh, noi ci siamo chiesti proprio martedì scorso nel corso della trasmissione se, dopo attenta riflessione, Palladini non potesse confermare la stessa squadra che è sembrata ad hoc per un
campo che era ridotto in pessime condizioni all'Euganeo perché pioveva, il terreno era molto pesante e il Teramo aveva schierato la formazione più pesante possibile, o quasi, certamente dalla cintura in giù la più pesante possibile, con i tre centraloni tra il 1,90 e i 2 metri e due mediani, anche loro di grande struttura. Il Teramo che invece veniva considerata giustamente all'inizio campionato una squadra leggera, perché tanti interpreti erano giocatori comunque leggeri, e ci chiedevamo se Paladini potesse confermare questa squadra anche in condizioni diverse, su un terreno di gioco dove è possibile giocarla anche quando piove, ma in condizioni insomma come sono quelle attuali del Bonolis, un campo in buone condizioni. Può questa squadra essere quella scelta da Paladini? Evidentemente la risposta è stata sì, e sì perché evidentemente questa è anche una squadra un po' più propensa alla battaglia, una squadra che è più propensa a fare un tipo di gioco che serve per chi si deve salvare. Il Teramo ha bisogno di salvarsi e quindi si opta per questo tipo di gioco, avendo però dei calciatori in attacco che possono garantire un tasso tecnico sopra la media, perché il Bacio Terracino di questo periodo è un giocatore assolutamente decisivo, perché San Domenico è un giocatore che può sempre... Bifulco sta facendo una cosa incredibile. Una semipapera di Bifulco, che è stato decisivo anch'egli con il rigore parato la scorsa settimana a Capello del Padova. Quindi in sostanza è una squadra questa che ha più struttura, che ha più centimetri, che ha più chili, che però in avanti mantiene anche un tasso tecnico che può garantire qualità e possibilità di essere pericolosi. Assolutamente. Andiamo da Paolo. Paolo, torniamo davvero per un minuto da te per raccontarci quella tentativo di papera di Bifulco. Sì, una mezza papera del portiere del Teramo, che ha rischiato il più classico degli autogol nel tentativo di controllare un pallone, ma pochi secondi fa proteste del Teramo per una caduta in area del Sant'Arcangelo di Bacio Terracino. È stato toccato probabilmente da Sant'Antonio, sembrava almeno qui dalla tribuna potessero esserci gli estremi per il calcio di rigore, invece il fischietto torinese, il signor Davide Miele, è andato ad ammonire per simulazione l'attaccante della formazione biancorossa. Ma c'è ancora il Teramo in avanti con Ilari, il pallone ancora per Bacio Terracino in area di rigore, il tiro e la parata del portiere Bastianoni in calcio d'angolo, primo miracolo dell'estremo difensore della formazione ospite. E Bacio Terracino molto ispirato in questa partita. Guarda Paolo. Sì. Paolo, ti devo purtroppo, non possiamo rivederlo perché mentre il cronometro di Sportube va avanti le immagini si sono fermate a loop e adesso proprio non c'è segnale, quindi non possiamo aiutarvi. E io però posso dirti che è un episodio dubbio che poi rivediamo. Intanto ho battuto il calcio d'angolo dalla formazione in maglia bianca, il Teramo, è stato Ilari a calciare il pallone, spera che è terminata in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di un giocatore della formazione ospite, dunque la rimessa con le mani in favore del Teramo che ha iniziato davvero con il piglio giusto questa partita. Episodio dubbio dunque al sesto minuto, da segnare sul nostro taccuino con questo scontro di gioco all'interno dell'area di rigore romagnola tra Sant'Antonio e Bacio Terracino è terminato a terra dopo una serpentina che gli aveva permesso anche di superare un paio di difensori in maglia giallo-blu, è terminato a terra come detto per questo contatto di gioco, ha lasciato proseguire inizialmente il direttore di gara, poi è andato ad interrompere il gioco per ammonire per simulazione il giocatore della formazione biancorossa, che poi si è reso protagonista un minuto e mezzo dopo di un'ottima azione ancora dall'interno dell'area di rigore, tiro destinato sull'angolino del secondo palo. C'è stato il miracolo di Bastianoni che è andato a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sono 9 minuti di gioco nel corso del primo tempo al Gaetano Bonolis, 0-0
tra Teramo e Sant'Arcangelo. Io vorrei subito coinvolgere a fianco a me Ania Cantagalli per chiedere a lei se è d'accordo sul fatto che c'è stato davvero un buon avvio, promettente avvio, Ania, da parte del Teramo. E poi ti chiedo anche un giudizio sull'episodio sospetto in area di rigore del Sant'Arcangelo. Secondo te, se potevano esserci gli estremi per il calcio di rigore? Di Sant'Antonio qui dal terreno, da, insomma, dalla tribuna sembrava avesse allungato un po' la gamba sinistra su Basso Terracino, poi il direttore di gara ha pensato di ammonire invece l'attaccante del Teramo, mentre adesso c'è un po' di quipro qua in campo, subito saltato però dal direttore di gara. Per quanto riguarda l'avvio del Teramo, è quello che ci si aspettava, Paolo, perché comunque quest'oggi il Teramo è chiamato ad un esame di maturità contro una squadra rivale diretta per la salvezza, contro il Padova, insomma c'erano pressioni differenti, paradossalmente era molto più semplice scendere in campo e giocare. Quest'oggi invece le pressioni sono tutte sul Teramo, che deve provare a far suo questo scontro diretto anche per portare dalla sua parte proprio lo scontro diretto con il Sant'Arcangelo, che ricordiamo, come hai detto tu, nella gara di andata è terminata 2-2. Tra l'altro, Ania, a proposito di Bacio Terracino, c'è stata poi l'azione subito dopo il fallo subito in area dall'ex giocatore del Lumezzane, e c'è stata la parata, il miracolo di Bastianoni, che ha deviato il pallone in calcio d'angolo, pallone che era destinato all'angolino della porta romagnola. Sì, manovra ispirata da Ilari. È chiaro che nei due di centrocampo, tra Graziano e lo stesso Ilari, toccherà soprattutto all'ex di questa gara di oggi, ovvero Ilari, cercare di ispirare i movimenti in profondità degli attaccanti, con Gondò che proverà a far salire la squadra e di conseguenza anche gli esterni, per provare in ripartenza a fare male. Benissimo, grazie dunque ad Ania Cantagalli. A Teramo siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, Teramo 0, Sant'Arcangelo 0. Studio. Grazie a Paolo, grazie anche a Dania. Insomma, poi magari avremo modo di rivedere con gli highlights del primo tempo questo contatto tra Di Sant'Antonio e Bacio Terracino. Di Sant'Antonio, che è stato un obiettivo di mercato del Teramo. Però, Andrea, ci scrivo, ma il Pratola ce lo fate vedere o no? Certo che ve lo facciamo vedere. Assolutamente. Soprattutto sì, perché oggi è arrivata una bella vittoria. Oh, tra l'altro è una vittoria, ora aspetto di vedere il servizio, però... Sai, l'approccio era anche un po' il pensiero, almeno del sottoscritto, non so se anche il tuo, nello Stellati sì, vanno a onorare l'impegno, però con pochissime possibilità di portare a casa un risultato pieno. E invece addirittura è arrivata una vittoria contro una squadra che con una vittoria si avvicinava sensibilmente al quinto posto. Ha fatto un favore alle altre abruzzesi che sono in lotta per i playoff: L'Aquila, Francavilla, Avezzano, Pineto, Vastese, tutte le tante abruzzesi che vogliono almeno il quinto posto ringraziano i nerostellati. Assolutamente. Allora, questa è la classifica, noi rientriamo, ci andiamo a vedere il servizio della partita San Marino nerostellati 0-2, vediamo. Il San Marino rende omaggio alla memoria di Davide Astori. Gigantografia e la scritta "Ciao Davide" fanno da sfondo al sentitissimo minuto di silenzio. I 31 punti di differenza in classifica tra San Marino e Nerostellati sono ingannevoli. La prestazione offerta dalla squadra di Medri contro il fanalino di coda sintetizza perfettamente una crisi senza fine del San Marino sul proprio campo. L'ultima delle tre vittorie al San Marino Stadium risale al 19 novembre 2017 contro l'Arecanatese. Crisi senza fine per una squadra capace di costruire fuori e di distruggere dentro. Metamorfosi spiegabile con una tattica attendista in trasferta, dove i titani accettano il palleggio per poi far male con le ripartenze, mentre in casa diventa tutto più complicato quando, al contrario, è il San Marino che deve costruire gioco e occasioni. Così anche un Nerostellati qualsiasi si dispone in maniera ordinata sul terreno di gioco e senza fare nulla di trascendentale sbanca meritatamente il San Marino Stadium. La formazione abruzzese può rammaricarsi per quello che poteva essere e probabilmente non sarà vista oggi. Non ne sembrerebbe certamente una squadra destinata a retrocedere. Primo tempo con poche situazioni da rete. Uno dei più brillanti è Pupinski, al quale basta un po' di dinamismo per mettere in difficoltà una difesa priva del suo baluardo principale, Roberto Di Maio, fuori per squalifica. Il San Marino risulta statico, farraginoso, inconcludente, inadeguato.
arrivato. Econè fa le prove generali nell'occasione buona, la chiusura di Mingucci. L'unica circostanza in cui si vede Longobardi è questa, in chiusura di frazione, costruzione dignitosa, conclusione larga. La sensazione all'intervallo è che se qualcuno può sbloccarla, non indossa la maglia bianca-azzurra. Ripresa la scossa di Medri nell'intervallo, non sortisce effetti e si rientra sempre con il passo lento. Dopo l'ennesimo avviso del pericoloso Pupinski, arriva la folgore che brucia il titano. Iacobucci taglia il campo, Conè in velocità controlla e scarica il diagonale del logico. 0-1. Il San Marino ha la stessa forza di reazione che potrebbe avere un lanciatore di Coriandoli a far male. È sempre l'ultima in classifica, Pupinski ha quasi un conto personale con Fall. Il San Marino è evanescente, registriamo solo qualche taglio in mezzo all'area alla ricerca di qualcosa che non arriva. Così nel finale il Nero Stellati si garantisce la gloria momentanea con Ouanchi che non se la sente di infierire. Nappello scarica una conclusione che porta solo a sterili proteste per un fallo di mano in barriera, poi la definitiva pugnalata abruzzese con Ouanchi, essenziale per Bruni, che mette i titoli di coda all'incontro e fa toccare al San Marino il punto più basso stagionale. Il presidente Luca Mancini perderà la voce per scaricare tutta la sua rabbia negli spogliatoi al San Marino Stadium. Nero Stellati batte San Marino 2-0. I ragazzi hanno fatto una grande partita e si sono meritati la vittoria, hanno lottato, hanno difeso il risultato fino alla fine. Quando si va in mezzo al campo si cerca sempre di giocare la partita per vincere, era inaspettato visto la forza del San Marino, però io sto dicendo ai ragazzi che bisogna adesso giocare per, anche per loro, per mettersi in mostra, per dimostrare che non vogliono mollare e che dobbiamo giocare fino alla fine. Davvero complimenti al Nero Stellati e ad Aldo Di Corcia, l'allenatore che avete sentito poco fa. Andrea, io sottolineerei, prima di andare a fare qualche altra disquisizione, il gol bellissimo, sì, nella costruzione dell'1-0. Lo rivediamo, perché una rimessa laterale, bravissimo, Pacella per Iacobucci, pallone verticale, gol di Conè dell'1-0. Davvero, se lo possiamo rivedere, un'azione meravigliosa. Pochissimi tocchi, fantastico il sombrero di, sì, Pacella, che infatti, sì, prima ci scrivevamo miglior centrocampista della D, ora non sappiamo se è il miglior centrocampista della D, però certamente qua fa una grande cosa. Che te ne pare? Beh, che è una bellissima azione nella quale Nero Stellati hanno fatta a fette la difesa molto passiva del San Marino, c'è la correità della difesa del San Marino, però l'azione è molto bella perché è impreziosita intanto dalla giocata di Pacella, il sombrero e poi l'appoggio per il compagno, quindi il filtrante per Conè che realizza il gol dello 0-1. Peraltro i Nero Stellati fuori casa, anche se i Nero Stellati quest'anno non hanno mai giocato realmente in casa, ma diciamo che da calendario fuori casa avevamo pareggiato una sola partita, solo un punto, contro l'Avezzano. Contro l'Avezzano, sì. Dopodiché solo sconfitte. E oggi è arrivata la prima vittoria in trasferta, la seconda in campionato, è evidentemente tardi per tentare la rimonta salvezza, però come ha detto Di Corcia bisogna giocare intanto per onorare il campionato, anche per se stessi, perché mettersi in evidenza vuol dire magari garantirsi una chiamata da un'altra Serie D o meglio ancora per le prossime stagioni. Peraltro oggi ho sentito dal servizio, perché io chiaramente la partita non l'ho vista, una buona gara anche di Igor Pupinski, sì, che magari penserete sia un giocatore che arriva dalla Russia, invece è brasiliano, sì, praticamente oggi ha giocato davvero una ottima gara, attivissimo ad ascoltare il racconto del cronista di San Marino. Anche un Wachi che si è divorato un gol, ma è stato fondamentale in occasione del gol dello 0-2, realizzato da questo ragazzo Bruni, di cui stiamo sentendo parlare già da diverso tempo, un ragazzo che probabilmente sta finendo sul taccuino di squadre di società importanti, un ragazzo del 99 se non ricordo male, un under, Bruni oggi, 99, sì. Bruni 99, al di là del gol facile che ha fatto, perché qui il merito è di Onwachi e di una difesa anche in questo caso inguardabile, però Bruni è un prospetto su cui mettere l'attenzione. Dunque, benché ci sia quest'ultimo posto in classifica, benché sia una squadra fragile, ci sono dei giocatori importanti cui guardare.
Un altro è Pacella, che non è un under, ma è un giocatore che è ripartito perché già aveva giochicchiato in Serie D, se non sbaglio, ai tempi del Celano. Ci è tornato, è più maturo ed è un giocatore che può fare questa categoria tranquillamente. Assolutamente. Intanto sta per iniziare il posticipo di Serie A tra Inter e Napoli, ma adesso c'è il minuto di raccoglimento, ovviamente è in favore di Davide Astori. Prima ci scrivevano Andrea, poi torniamo per un attimo a Teramo. Agli amici di Pratola scrivevano da Sulmona: la retrocessione ormai è inevitabile. Vediamo la classifica, perché anche tu prima, nel mezzo del tuo discorso, hai detto probabilmente la rincorsa è quasi impossibile, oramai la salvezza è andata, però bisogna mettersi in mostra, come ha detto Di Corcia. È veramente impossibile? Finché c'è la matematica tutto è possibile, però parliamo di una squadra che ha fatto finora 11 punti, deve recuperare 10 punti dalla zona play-out e garantirsi anche un distacco per giocare il play-out stesso. Sono rimaste, vedo, 8 partite, 24 punti a disposizione con 10 punti da recuperare sul Monticelli. E se vi fate due conti, non sono neanche sicuro che vincendole tutte nello Stellati riescano a fare i play-out. Chiaramente è una forzatura il mio discorso, però non è una forzatura il fatto che su 24 punti a disposizione una squadra che finora ne ha fatti solo 11 debba vincerle quasi tutte per rimontare 10 punti. Certo. Cioè, va da sé che è un'impresa improponibile per una squadra che finora ha fatto 11 punti. Però è una squadra che oggi ha dimostrato che non regalerà punti, e quindi questo è un aspetto assolutamente positivo per chi dovesse giocare, a partire dal prossimo che sarà un derby con il Pineto, poi Vispesa, Rojesina, San Giustese, Monticelli, quindi ci sarebbe anche uno scontro diretto, San Nicolò, un altro mezzo scontro diretto, Agnonese e Fabriano Cerreto. In realtà se i nerostellati restano in vita fino all'ultimo periodo, poi ci sono Monticelli, San Nicolò, Agnonese e Fabriano Cerreto, che sono partite contro squadre di medio-bassa classifica, però lo ripeto ancora una volta, la matematica, i conti sono impietosi, e per questo che insomma questa squadra ha un piede tre quarti in eccellenza. Assolutamente, sì, discorso che non fa una grinza. Peraltro ieri restiamo in Serie D, perché ieri c'è stato un anticipo a Campobasso, la vittoria nettissima della Recanatese, che tra un po' andiamo a vedere. Anzi, ci vediamo subito il servizio della vittoria della Recanatese sul campo del Campobasso. Vediamo. Numero 10, Olivieri. Il Campobasso cade clamorosamente 4-1 in casa contro la Recanatese. Partita mai giocata dai rossoblù, che alzano bandiera bianca dopo aver subito il raddoppio ospite. I play-off a questo punto diventano quasi una chimera. Discorso diverso per gli ospiti, che fanno un bel balzo in classifica generale. Decide un poker dell'attaccante lucchese Manuel Pera. Giornata memorabile per lui. Si gioca di fronte a circa 500 spettatori, un gruppetto proviene da Recanati. Al quinto, marchigiani in vantaggio, Gerardi cade ostacolato da Candolfi, il quale va a servire sulla corsa Pera, tenuto in posizione regolare da Benvenga. Il vantaggio della Recanatese, ma è evidente il pasticcio campobassano. Male la squadra di Foglia Manzillo dei primi minuti. I rossoblù protestano al decimo per una mano di troppo che forse scappa a Rinaldi dopo pallone smistato dal fondo da Strianese. L'arbitro Di Giovanni di Caserta fa correre. Recanatese sciolta, al tredicesimo sarebbe doppietta di Pera e 2-0 ospite, ma l'attaccante recanatese viene pescato in offside dopo cross di Guida, gol annullato. Al quarto d'ora tiro non insidioso da distanza importante di Falco, para in due tempi Landi, risposta di Carbò qualche secondo più tardi con una conclusione che non può sorprendere Piangerelli. Al diciannovesimo calcia abbondantemente fuori Gerardi, quest'ultimo ci prova anche al ventiseiesimo ma va troppo centrale, non di
difficile per Piangerelli. I rossoblù provano a scuotersi al 28esimo, davvero bravo Benvenga nella preparazione al tiro, sfortunato nella conclusione che sbatte contro la traversa. Il difensore di casa avrebbe meritato miglior sorte. Break recanatese al 35esimo in verticale da Guida Pera, sortita da lontano, la palla si spegne sul fondo. Pericolosi giallorossi quando sono in grado di verticalizzare, incredibile. Al 37esimo Benvenga di testa estromette dal fuorigioco involontariamente l'avversario Pera, sembra un raddoppio certo, ma Landi è in vena di miracoli come ogni domenica. Benvenga allarga le braccia, gesto teso a chiedere scusa ai suoi compagni di squadra. Benvenga però è protagonista negativo anche al 40esimo, quando ferma in maniera certamente fallosa Guida, che imperversa palla al piede di Giovanni Di Caserta e a due passi ed indica il dischetto dagli 11 metri è Pera a realizzare con grande precisione. Parziale giusto, Campobasso frastornato ed irriconoscibile. Al 43esimo punizione di Gerardi, non ci arrivano in tanti, fra cui da ultimo Augustus Cargbo. Scioccante il primo tempo campobassano, condito anche dal tris ospite. Al 45esimo da corner stacca Pera in area con inaudita facilità. È 3-0 per la Recanatese e la partita può anche terminare qui. Incredibile a Selvapiana, dove è notte fonda per il Campobasso. Pratica archiviata dai marchigiani alla ripresa dei giochi. Non ci sono cambi per i due tecnici Foglia, Manzillo e Spuri, che va in panchina al posto dello squalificato Alessandrini. Al quarto punizione di Bolzan, corretta da Gomez, pallone fuori non di molto. Il punteggio assume le sembianze di una umiliazione per il Campobasso dal settimo, quando Candolfi imbecca ancora Pera in posizione giusta. Questi può fare ciò che vuole, calcia con respinta di Landi, poi è facile l'appoggio in rete per il poker ospite. 0-4 per la Recanatese dopo soli 50 minuti di partita. Ad ogni modo nei rossoblù è Augustus Cargbo che non vuole proprio mollare. Al 12esimo entra in area di rigore, viene affrontato irregolarmente da Nodari, calcio di rigore per il Campobasso che viene trasformato da Balistreri. Siamo sull'1-4. Doppio cambio, dal 16esimo entrano il portiere di riserva Ricci, classe 99, ed Esposito Lauri al posto di Landi ed Amabile per Foglia, Manzillo. Al 18esimo lo stesso Landi a perdere la testa e a protestare troppo vivacemente dalla panchina. Il tutto non sfugge all'assistente dell'arbitro, che suggerisce al collega di espellere Landi, e così accade. Foglia, Manzillo effettua altre due sostituzioni, fuori Bolzan e Strianese, dentro Menna e Del Prete. Al 22esimo corner di Ribeiro, svetta Balistreri e palla alta di pochissimo sopra la traversa. Ormai si gioca per Accademia pura. Al 29esimo taglio di Menna, entra Benvenga, Piangerelli para all'altezza della linea di porta. Il finale narra di due occasioni ospiti, la prima al 42esimo con il neo entrato Senigallesi bloccato dal petto del portiere rossoblù Riccio, e la seconda un minuto più tardi con Pera che beneficia di tanti metri prima di far terminare sul fondo quello che sarebbe potuto essere il pokerissimo di giornata. Dopo questo recupero la Recanatese sale a 28 punti, il Campobasso rimane bloccato a 36. 4-1 Andrea, ma insomma da quello che abbiamo visto potevano essere anche 40 i gol in realtà, e soprattutto potevano essere anche 5-6 gol di Pera, perché sì, 4 ne ha fatti e ne ha falliti di altri, un gol gli è stato annullato per fuorigioco. È un giocatore sprecato, lo diciamo sempre che è un giocatore che non può stare in questa categoria, perché per il valore che ha dovrebbe stare almeno una categoria più su. Buon per chi lo ha preso come la Recanatese, lo ha tesserato a dicembre, e da quando è arrivato, anche grazie al suo arrivo, la Recanatese ha cambiato marcia. Ma se guardiamo gli organici, non ce ne vogliono anche le altre squadre, soprattutto il San Nicolò che è coinvolto nella lotta salvezza, ma se guardiamo gli organici la Recanatese ha qualcosa in più, soprattutto lì davanti, perché ha una coppia, Falomi Pera, che non hanno le altre. Io vorrei rivedere un attimo la classifica della Serie D per fare così qualche considerazione prima di tornare magari al Bonolis, perché vediamo il San Marino oggi con una vittoria avrebbe distanziato il Francavilla, scavalcato l'Aquila, e complice anche il pareggio del Castelfidardo, poteva avvicinarsi al quinto posto. Con una sconfitta del Castelfidardo sarebbe stato l'aggancio al quinto posto. Sì.
Quindi oggi i nerostellati, oltre ad aver fatto un piacere a se stessi, prima di tutto, hanno fatto un grosso piacere a tutte le squadre che stanno nell'ambito della zona playoff, perché un po' tutti avevano quasi assegnato automaticamente i tre punti al San Marino. Nella parte bassa, con la vittoria di ieri, la Reganatese aggancia il San Nicolò proprio nell'ultimo posto utile per la salvezza, e quindi si infiamma ancora di più la lotta per evitare la retrocessione. Certo. Sarà davvero una lotta molto molto dura. Poi vedremo il prossimo turno. Intanto torniamo allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, perché c'è stato anche un cambio nel Sant'Arcangelo. Torniamo da Paolo Renzetti. Paolo. Grazie Jacopo, sono 29 minuti di gioco al Gaetano Bonolis, sempre 0-0 tra Teramo e Sant'Arcangelo. Hai detto bene, c'è stato un cambio forzato in casa romagnola. Al 24esimo si è infortunato Streckel, un problema alla spalla, è stato costretto a lasciare il campo, ad abbandonare il terreno di gioco. Ha provato a rientrare ma non c'è riuscito, tra l'altro è rimasto a terra anche per un paio di minuti proprio per il dolore provocato forse da un problema, anzi sicuramente un problema ad una spalla che si era girata, e al suo posto è entrato con la maglia numero 19 Vincenzo Tomasone. Nel periodo non collegato, da segnalare alcune cose: al 12esimo una conclusione di Sirignano per gli ospiti con il pallone terminato al lato, poi al 14esimo ancora la squadra di Cavassini in evidenza con Semedo, il tiro dai 20 metri, la respinta di Bifulco, e poi al 27esimo poco prima di prendere la linea c'è stata ancora un'occasione per il Teramo, e ancora con Bacio Terracino che è il grande protagonista fino a questo momento della partita, almeno a livello di occasioni, il tiro dell'ex attaccante del Lumezzane con la respinta del portiere ospite Antonio Elia Bastianoni. Ora tocchiamo la mezz'ora di gioco, quasi il 31esimo sul nostro cronometro, c'è un calcio d'angolo per la formazione di Ottavio Palladini quando devono giocarsi gli ultimi 15 minuti di questo primo tempo con il punteggio ancora sullo 0-0. Calcio d'angolo per il Teramo, pallone in area di rigore, colpo di testa tentato da Caidi con la difesa del Sant'Arcangelo che è riuscita a rinviare, poi c'è un fallo commesso ai danni del numero 11 Andrea Bussaglia, il calcio di punizione per la formazione ospite. Io vorrei nuovamente coinvolgere Ania Cantagalli, non so Ania se sei d'accordo con quello che sto per dirti. Dopo un ottimo inizio del Teramo si è un po' placata la foga della formazione di Palladini, è venuta un po' fuori la squadra ospite, però questa sera vediamo un Bacio Terracino molto molto ispirato. Sì, Bacio Terracino si conferma l'uomo più pericoloso del Teramo fino a questo momento, 8 gol stagionali fino ad ora ricordiamo per l'ex Lumezzane. Come dicevi tu, un Teramo che è partito molto bene e che adesso sta facendo difficoltà, anzi da un po' sta facendo difficoltà nell'impostare la manovra, perché Ilari, quello che sarebbe per l'appunto predisposto ad impostarla, viene guardato a vista, si cerca molto spesso il lancio lungo verso Condoma, o è calibrato male oppure non riesce a controllare l'attaccante Ivorriano, quindi molto spesso quando la palla arriva al centrocampo si preferisce andare all'indietro verso la difesa e di conseguenza l'azione poi va a spegnersi. Il Sant'Arcangelo dal canto suo con il 4-2-4 scelto da Cavasini sta alzando il baricentro negli ultimi minuti, si è reso anche pericoloso soprattutto con quel tiro di Semedo dalla distanza, forse tra gli avversari si è sparsa un po' la voce della difficoltà del Teramo, dell'estremo difensore del Teramo sui tiri dalla distanza, visti i gol presi soprattutto al Bonolis da Bifulco. Fortunatamente sulla respinta di Bifulco stesso è arrivato Speranza a allontanare il pallone. Comunque il Teramo, che in questo istante, in questi ultimi minuti fa parecchio fatica, sta provando Palladini ad invertire gli esterni, perché adesso c'è San Domenico a destra e Bacio Terracino dall'altra parte, vediamo se porterà i suoi frutti questa nuova idea del tecnico biancorosso. Bene, grazie a Dania Cantagalli. Scusa Paolo, c'è una considerazione di Andrea.
sì. Agna mi ha anticipato perché avevo notato questa inversione degli esterni, quindi è dettata da qualche difficoltà in più che ha il Teramo in questo momento. Ricordiamo che sono due destri, quindi chi gioca a sinistra ha la possibilità di calciare in porta con più facilità col piede invertito, anche se poi Bacio Terracino a Padova, partendo dalla destra e accentrando, si è calciato con il sinistro e ha trovato un gol meraviglioso. Quindi insomma, confermate che ora c'è questa inversione degli esterni. Sì, c'è questa inversione degli esterni, mentre intanto attacca ancora la formazione ospite sull'out di sinistra, proprio con il non entrato Tommasone, che va a guadagnare un calcio d'angolo perché c'è stato questo tentativo di cross del giocatore in maglia giallo-blu. L'intervento di un difensore del Teramo di Speranza, che è andato a deviare il pallone in calcio d'angolo. Jacopo, se sei d'accordo, attendiamo la battuta, sì, di questo, certo, calcio d'angolo, di questo tiro dalla bandierina, per poi restituire la linea allo studio. Oh, poi Paolo, ti voglio fare un'altra domanda poi dopo l'azione. Certamente, calcio d'angolo per il Sant'Arcangelo, la respinta della difesa del Teramo, ma ancora la formazione in maglia giallo-blu che si porta in avanti anche fortunosamente. C'è un controllo di palla di Sant'Antonio, che poi però si allunga la sfera, pallone che termina direttamente sul fondo. Tocchiamo il 35esimo allo stadio Bonolis, dunque 10 minuti e qualche spicciolo al termine del primo tempo, più eventuale recupero, sempre 0-0 al Bonolis tra Teramo e Sant'Arcangelo. Senti Paolo, la prestazione di Graziano questi primi 34 minuti come li valutate? Perché lui è stata una delle novità principali a Padova, oggi è stato riproposto, è un centrocampo non per fini dicitori quello schierato da Palladini, sono due giocatori di fisico, ecco, lui in particolare è un giocatore che è più bravo a interdire che a impostare, e che cosa ci dici della sua prestazione? Ma per quanto mi riguarda, fino a questo momento si è visto poco. Graziano aveva fatto bene, molto bene a Padova, aveva anche segnato un gran gol nella gara dell'Euganeo. Oggi non sembra illuminatissimo, così come era accaduto all'Euganeo. Chiedo ad Ania se anche lei in questo momento, in questo primo tempo, vede un Graziano non brillantissimo rispetto almeno alla gara di sabato scorso. Sì, fa soprattutto lavoro fisico Graziano di interruzione della manovra del Sant'Arcangelo, a volte ci riesce, a volte no, però il Teramo sta soffrendo soprattutto nel provare ad impostare la manovra. Ha provato inizialmente a inizio gara per l'appunto a fare la partita, poi vedendo di non riuscire a costruire azioni degne di nota, si sta un po' rintanando la formazione di Palladini. Probabilmente adesso la imposterà soprattutto sulle ripartenze, però ha delle difficoltà soprattutto per l'appunto in fase di possesso, che fino a questo momento non è riuscita a superare la squadra di Palladini, con il Sant'Arcangelo che invece prova a far salire il baricentro e rendersi pericoloso. Grazie, allora siamo al 36esimo, però io prima di restituire la linea allo studio vorrei coinvolgere il nostro amico e collega Francesco Di Francesco, che poi lunedì sera sarà ospite negli studi di TV6 per Replay, la trasmissione condotta da Enrico Rocchi, ma questa sera ovviamente Francesco parliamo del Teramo. Come hai visto questi primi 37 minuti, un buon inizio, almeno ne parlavamo anche con Ania, poi con il passare dei minuti si è un po' spenta la squadra di Palladini, che però sta mettendo in mostra, non so se sei d'accordo, un Bacio Terracino davvero ispirato. Sì, anche una squadra molto più combattiva rispetto ad altre volte. Facciamo difficoltà a costruire gioco, era facilmente prevedibile. Al centrocampo abbiamo Graziano e Ilari, giustamente Palladini ha confermato la squadra che aveva vinto a Padova, che aveva dato segni di solidità sul piano tattico, tutto sommato anche questa sera, però poi quando si tratta di costruire, di creare qualcosa, di provare di andare al tiro, alla conclusione, o di creare comunque l'idea di un pericolo alla squadra avversaria, ci sono grosse difficoltà. C'è solo da sperare che Teramo continui a giocare quantomeno con questa grinta, con questa determinazione, con questo impegno. Grazie, grazie a Francesco Di Francesco, che ritroveremo più tardi, tra qualche minuto. C'è un calcio di punizione, Jacopo, per il Teramo sul pallone. La battuta, pallone che termina sulla traversa interna da parte
della formazione, poi termina a terra anche un giocatore in maglia biancorossa, non c'è, è stato Ventola a colpire la traversa direttamente su calcio di punizione, traversa San Domenico, probabilmente, pardon, era San Domenico, traversa interna del giocatore del Teramo, non avrebbe potuto fare davvero nulla Bastianoni, che è stato salvato dai legni della sua porta. Dunque Teramo vicinissimo al vantaggio. Quando siamo giunti al 39esimo minuto continua a premere la formazione di Ottavio Palladini, traversa di San Domenico e rimessa laterale per la formazione padrone di casa, 0-0 al Bonolis tra Teramo e Sant'Arcangelo. Linea allo studio. Grazie, grazie Paolo. Proprio adesso abbiamo rivisto, Andrea, questa occasione, sì. Traversa di San Domenico, palla sì. Che ha picchiato la parte bassa della traversa e poi è stata di fatto sì. Risputata fuori. Non so se Bastianoni ha un po' valutato male questa traiettoria, perché il palo era il suo, cioè il secondo palo, probabilmente la traiettoria la tratta in inganno, è come se... Così aspettasse che fosse molto... alta, esatto. Cioè il pallone uscisse... Invece questa palla poi è scesa all'improvviso e ha picchiato contro la traversa, è andata bene al Sant'Arcangelo, perché uno, traversa interna e la palla poi è tornata in campo, due, perché è tornata in campo in una zona dove non c'erano giocatori del Teramo che potessero tentare il tap-in. Però insomma, visto che era un momento in cui il Teramo si era un po' fermato, può essere un episodio che dà ulteriore spunto e slancio alla squadra di Palladini. Ricordiamoci che siamo a metà marzo, ma questo è un confronto che pesa tantissimo, perché le due squadre hanno non gli stessi punti, il Teramo ne ha tre in più, ma il Teramo ha anche la partita in più, perché la scorsa settimana il Sant'Arcangelo non ha giocato la sua di gara col Sud Tirol per il maltempo. Quindi potenzialmente queste due squadre sono a pari punti, all'andata è finita 2-2, oggi se una squadra vince intanto prende il vantaggio nello scontro diretto e poi magari il Teramo allunga più 6, che potenzialmente può essere un più 3, oppure il Sant'Arcangelo che potrebbe agganciare ma è potenzialmente un più 3. Quindi sì. Una gara che vale doppio, e un po' di prudenza è anche consigliabile sull'una e sull'altra parte. Magari ecco, o l'episodio o l'atto di coraggio in più potranno fare la differenza. Certamente, noi siamo quasi in chiusura di primo tempo, vedete in alto nei vostri teleschermi anche il live match, siamo al 40esimo, 0-0 al Bonolis. Io volevo sottolineare con te, mentre ricordo ovviamente a Paolo e a Dania che sono in collegamento al Bonolis, che visto che sono praticamente sempre aperti a livello di audio, infatti sentite rumori di fondo, che possono intervenire quando vogliono, possono interromperci quando... Jacopo! Sì, Paolo! No, un'informazione che non riguarda strettamente la partita, perché prima parlavamo con Francesco Di Francesco della puntata di lunedì di Replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara, e questa sera qui allo stadio Bonolis c'è il presidente del Pescara Daniele Sebastiani nel box a fianco del patron del Teramo Luciano Campitelli. Ah, sì, diciamo che il presidente del Pescara Sebastiani, quando non ci sono impegni del suo Pescara, spesso va proprio allo stadio Bonolis a vedere il... Potresti tentare un'intercettazione, esatto, no? Potresti intercettarlo, chissà, alla fine del primo tempo. Cercheremo, vedremo se sarà possibile avvicinarci. Assolutamente. Intanto c'è un calcio di punizione, scusami Jacopo, perché c'è un calcio di punizione, San Domenico sul pallone in area di rigore, colpo di testa e pallone che termina di un soffio al lato, è stato Graziano il colpo di testa del giocatore di cui stavamo parlando qualche istante fa, pallone che è terminato davvero di un nulla alla sinistra della porta, difesa da Bastianoni, ma per quanto prodotto, per quanto costruito, almeno a livello di occasioni in questo primo tempo, il Teramo di Ottavio Palladini meriterebbe ampiamente il vantaggio. Ricordiamo anche la traversa colpita al 39esimo, traversa interna colpita da San Domenico. Sono 43 i minuti di gioco al Bonolis, ancora 0-0 tra Teramo e Sant'Arcangelo. Nel periodo non collegato c'è stata la prima ammonizione della gara, è finito sul taccuino del signor Davide Miele di Torino, il centrocampista ospite Semedo. Gioco fermo, 43esimo, linea allo studio. Grazie Paolo, stiamo rivedendo proprio questa occasione, calcio di punizione al lato corto dell'area di rigore
di San Domenico, deviato dalla mini barriera del Sant'Arcangelo, Andrea, che diventa di fatto un assist per Graziano, che praticamente al limite dell'area piccola di testa la spedisce fuori. Sì, questa è un'occasione veramente questa grossa. È un'occasione importante, nata anche grazie a quella deviazione, però Graziano si è trovato non a calciare un rigore in movimento, ma ad andare di testa per quello che era un rigore in movimento, anche se davanti a lui c'erano almeno tre giocatori del Sant'Arcangelo che potevano opporsi qualora avesse centrato lo specchio della porta. Purtroppo per lui e per il Teramo lo specchio della porta non è stato centrato, la palla è uscita di poco, però è un'occasione importante, lì con un briciolo più di fortuna e di precisione magari trovi lo spazio giusto e la palla finisce in rete. È un'occasione importante perché Graziano era stato piuttosto dimenticato dalla difesa del Sant'Arcangelo, forse disorientata proprio da quella deviazione della barriera sulla punizione di San Domenico, che ha calciato quasi dalla stessa mattonella da dove in precedenza aveva colpito la traversa. Questa volta ha abbassato la traiettoria incontrando la deviazione della barriera e poi il colpo di testa di Graziano. In precedenza invece la traiettoria era molto più alta e carica d'effetto e la palla si è stampata contro la traversa. Peraltro poi tra poco ovviamente vedremo il prossimo turno di Serie D e quant'altro, perché siamo in chiusura di tempo. Peraltro Graziano, che ha sfiorato il gol, Andrea, poco dopo che avevamo fatto un po' un'analisi della partita che stava disputando fino a questo momento. Però questo è il bello e il brutto di alcuni giocatori, cioè Graziano, quello che non ti dà a livello di tecnica, che ti fa magari fare un po' più fatica nella costruzione palla a terra, però poi te lo restituisce magari con l'inserimento anche aereo, con un po' più di fisicità, soprattutto con l'impatto nel momento in cui c'è l'altra squadra che ti viene ad aggredire. Sì. O tu vai ad aggredire l'altra squadra. Lui può essere utile in fase difensiva perché porta centimetri e chili in area di rigore, quindi sui cross degli avversari fa la sua parte e chiaramente può essere, come è stato proprio sabato scorso a Padova, può essere importante anche nell'area avversaria quando quei centimetri e quei chili li porta per creare pericolo presso gli avversari. Certamente non è un giocatore che ricama, non è un fine dicitore, è un giocatore che fa legna, però in questa nuova versione del Teramo può avere la sua parte. Poi sono i risultati che devono avallare le scelte di Palladini, perché se dovesse perdere il Teramo questa sera, questa scelta finirà nell'occhio del ciclone, no? Anche se c'era la vittoria di Padova, però molti possono dire: giochi in casa, devi schierare una squadra che possa creare maggiormente gioco. Questa sembra una squadra che sembra più abile a parare, da trasferta, perché è abile a parare e poi a lanciare magari in contropiedi Furetti davanti, Bacio del Racino e San Domenico. Però può essere una chiave. Lo scorso anno il Teramo si è salvato non giocando a calcio in maniera raffinata, lo ha fatto con grande senso di praticità, come voleva l'allora tecnico Ugolotti. E quella praticità che in questo momento serve come il pane al Teramo, specie in una gara come questa, che non è che valga la stagione, intanto ho perso un attimo il microfono, non è che valga la stagione, ma è molto importante. Assolutamente. Forse è finito il primo tempo. È finito, Paolo, il primo tempo? Sì, è finito proprio in questo istante, Jacopo, il primo tempo dopo un minuto di recupero 0-0 fra Teramo e Sant'Arcangelo. Ricordiamo la traversa colpita dalla formazione di casa al 39esimo minuto, ricordiamo anche le occasioni avute da Bacio Terracino, l'ultima da Graziano con un colpo di testa che ha visto il pallone terminare davvero di un nulla alla sinistra dei pali della porta, difesa dal portiere ospite Bastianoni. Giocatori delle due squadre che sono già rientrati sul terreno di gioco, un primo tempo sicuramente di marca biancorossa ai punti. La squadra di Ottavio Palladini avrebbe, direi, ampiamente meritato sicuramente il vantaggio, anche l'1-0, ha costruito diverse occasioni da rete la squadra di casa. Dall'altra parte ci sono state solo un paio di conclusioni dalla distanza, una in particolare di Semedo per
il Sant'Arcangelo con la respinta del portiere Pifulco, che era stato anche lui grande protagonista nell'ultima partita esterna di Padova, Luganeo, respingendo un calcio di rigore alla formazione padovana. Noi stiamo cercando, se possibile, di avvicinarci qui al gabbiotto dove si trova il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Non sarà facilissimo riuscirci ad avvicinare. Io allora, casomai, se Jacopo tu sei d'accordo, ti restituirei un attimo la linea. Qualora dovessimo riuscire a raggiungere il presidente del Pescara, ovviamente certo, ti richiamerò immediatamente. Assolutamente, assolutamente. Grazie Paolo. Grazie, è finito il primo tempo dunque 0-0 tra Teramo e Sant'Arcangelo. Vediamo i risultati, perché 0-0 anche al Barbetti di Gubbio, al Pietro Barbetti di Gubbio, tra Gubbio e Ferral Pisalo. Questa è un'altra partita che interessa molto da vicino Andrea il Teramo, perché insomma, caspita, il Gubbio lotta con il Teramo per la salvezza. Peraltro però con gli umbri c'è quella, purtroppo, quel neo di quella partita che il Teramo stava vincendo in casa, che poi ha perso in rimonta con due gol in pochi minuti. Se vediamo la classifica attuale, sì, guardate il Gubbio, che ha 28 punti, quindi c'è un solo punto che separa Gubbio e Teramo. Tenete presente che tra le partite da recuperare c'è Fano Gubbio, sì, quindi se il Teramo fa risultato positivo questa sera, anche in ottica di quella partita, il Teramo potrebbe o rosicchiare dal Gubbio oppure potrebbe distanziare ulteriormente il Fano, quindi fare risultato questa sera va da sé, è fondamentale perché è uno scontro diretto per il Teramo, ma anche leggendo in chiave Fano Gubbio gara di recupero, e quello anche uno scontro diretto, quindi su qualche squadra dei punti li guadagni. Quindi il Gubbio è ancora di più invischiato nella lotta per non retrocedere anche dopo il risultato di oggi del Ravenna, sì, che dopo aver battuto il Pordenone di Misura, sì, sì, oggi ha espugnato il campo dell'Albino Leffe, Bergamo, e il Ravenna deve recuperare la gara sul campo della Ferral Pisalo ai primi di aprile. Certo. Quindi il Ravenna sta dando ora un'accelerata molto molto importante, squadra che, Jacopo, confermami, quando l'abbiamo vista contro il Teramo non ci aveva per nulla impressionato, anzi. Vale il Ravenna? No. Peraltro in quella circostanza molto ci mise di suo anche Antonioni, certo, nella stesura della formazione. Intanto, aspettando notizie da Teramo, ovviamente, tra pochissimo, tra un minutino, andiamo in pubblicità, però ti faccio vedere, Andrea, il prossimo turno di Serie D. Tienilo a mente, perché poi ne parliamo al rientro dalla pubblicità. Certo. Eccolo qua, sarà il turno numero 27. Prima tu hai parlato del fatto che il Nero Stellati ha fatto un favore a squadre che sono lì in lotta per i playoff. Hai citato, vabbè, ovviamente l'Avezzano che c'è dentro, hai citato il Francavilla, guarda domenica che cosa c'è, Avezzano-Francavilla al De Marsi, derby abruzzese, non sarà l'unico di questa giornata. Jesina-Monticelli, l'Aquila gioca in casa con il Campobasso, e a questo punto siamo curiosi di vedere quale sarà la situazione all'Aquila dopo che, insomma, Jacopo, eccoci Paolo. Sì, scusami, perché abbiamo raggiunto il presidente del Pescara qui nel box dello stadio Bonolis, in compagnia dei dirigenti del Teramo, spesso a Teramo per seguire anche i giocatori del Pescara. Presidente Sebastiani, che primo tempo ha visto questa sera? Soprattutto le chiedo di Milillo e di Ventola, che sono due giocatori del Pescara. Secondo me è un primo tempo buono del Teramo. C'è una grande voglia di fare risultato anche oggi in casa, sicuramente se continuano così penso che potranno portare a casa il massimo del risultato. Per quanto riguarda i nostri, io penso che Ventolino penso che sia oramai una conferma, ma stasera sono rimasto piacevolmente sorpreso anche dalla partita di Milillo, che là dietro è veramente un gigante, quindi mi fa piacere, mi fa molto piacere che questo ragazzo abbia trovato spazio
e quindi mi auguro che possano continuare così, perché poi questi rappresentano il futuro del Pescara e se fanno bene magari prossimamente potranno stare nella nostra rosa. Restano, presidente Sebastiani, sempre ottimi i rapporti tra il Pescara e il Teramo, ci sono anche altri giocatori nella rosa biancorossa. L'obiettivo è comunque di valorizzare questi ragazzi anche nelle formazioni delle categorie minori, come state facendo con il Teramo. Sì, sì, ma i rapporti sono ottimi, anche se il presidente Campitelli è un po' è uno che se la tira un po', però i rapporti sono ottimi con il Teramo. Presidente Sebastiani, una parolina sola sul Pescara la dobbiamo per forza di cose dire, anche perché si tornerà in campo martedì, questa partita importantissima con il Carpi. Ha digerito innanzitutto la delusione dell'ultima partita con il Parma allo Stadio Adriatico? Ma come ho detto ieri a qualche tuo collega alla fine della partita, sicuramente abbiamo fatto una partita brutta, una squadra che mi è sembrata impaurita all'inizio, forse troppa voglia di dover dimostrare. In questo momento io penso che Pescara debba prima di tutto essere concentrato in campo e mi auguro che contro il Carpi vedremo un Pescara più voglioso, più attento, perché poi in questo momento servono i risultati e poi arriverà anche il gioco. Però ripeto, è un momento delicato, un momento particolare, è un momento in cui magari la squadra non riesce a mettere in campo quello che il mister gli ha detto durante la settimana, e abbiamo preso veramente il primo gol su un'azione che il Parma fa sempre e che il mister ha fatto vedere solo 10 volte questa settimana. E poi il secondo è un periodo anche che non ce n'era una dritta neanche con gli arbitri, perché secondo gol c'è un fuorigioco di 2 metri, al di là degli errori dei singoli, ma era veramente da solo davanti al portiere e il guardalini probabilmente stava guardando altro. Nel momento, diciamo, migliore del Pescara, c'era appena stata la bella parata su Mancuso, se non vado errato, abbiamo preso il secondo gol da Polli. Dopo è chiaro che ti porti avanti, ti sbilanci e prendere gli altri gol è una conseguenza. Mi fa piacere per la prima rete di Bonino, è un giocatore sul quale noi contiamo molto e quindi mi auguro che prossimamente si possa vedere un Pescara vittorioso in campo, in maniera tale da dare soddisfazione ai tifosi che ieri penso siano stati assolutamente vicini alla squadra dal primo all'ultimo minuto. L'ultima battuta, presidente, bisogna dare tempo a Epifani, nessuno ha la bacchetta magica. Assolutamente sì, non credo che bisogna valutare un allenatore per una partita, è un allenatore giovane ma ha buone idee e soprattutto è preparato, quindi come normalmente facciamo noi siamo abituati a sostenerli gli allenatori, a farli crescere, e col tempo vedrete che anche la squadra crescerà insieme all'allenatore. Grazie al presidente Sebastiani che abbiamo ascoltato in diretta qui dallo stadio Bonolis di Teramo nell'intervallo di Teramo Sant'Arcangelo. Ovviamente non potevamo non parlare molto, certo, di questa, assolutamente fatto benissimo Paolo, anzi ringraziamo il presidente Pescara. Grazie Paolo, ringraziamo il presidente della Pescara Daniele Sebastiani per la grande disponibilità, ha detto cose molto interessanti. Andrea, che allora come il prossimo turno, visto che adesso siamo fuori dalla pubblicità, dobbiamo andarci per forza perché siamo veramente in ritardo, andiamo in pubblicità, tieniti caldo perché poi al rientro nel secondo tempo parleremo di Serie B, ma soprattutto avremo l'ampia pagina dedicata al Pescara. Tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di questo Abruzzo del pallone davvero in formato extra large. Come vedete è ricominciata la partita a Teramo da 2 minuti e 25 secondi. Allora andiamo subito da Paolo Renzetti per vedere se ci sono stati cambi tra primo e secondo tempo. Paolo, un minuto per te, poi rientriamo in studio. Sì, grazie Jacopo, siamo al terzo minuto della ripresa, sempre 0-0 al Gaetano Bonolis tra Teramo e Sant'Arcangelo. Non ci sono state sostituzioni, dunque gli stessi 22 del primo tempo, ma ricordiamo che un cambio c'era stato a metà primo tempo in casa romagnola, perché c'era stato l'infortunio di Strakl al suo posto, era entrato Tommasone. Per il resto le squadre sono quelle di inizio partita, 3-4-3 per il Teramo con Bifurco in porta, Caidi, Speranza e Milillo in difesa, poi Sales, Graziano
Ilari e Ventola al centrocampo, Bacio Terracino, Gondò e San Domenico in attacco per il Sant'Arcangelo, un 4-4-1-1 o 4-2-4 per meglio dire, e comunque Bastianoni in porta, poi Maini, Briganti, Lesiak e Sirignano in difesa, Semedo, Di Sant'Antonio, Dalla Bona e Bussaglia al centrocampo, poi Capellini il trequartista e Tommasone la punta, che ha preso il posto proprio del centravanti croato che si era infortunato. Siamo al quarto minuto, non è accaduto nulla, Jacopo, in questo avvio di ripresa, sempre 0-0 al Bonolis, l'unica notizia è che ha smesso di piovere, a te la linea. Grazie Paolo, dunque buone notizie sul fronte meteorologico, Andrea. Allora, io direi di prima di aprire la parentesi Pescara, di vedere, finire a vedere e chiudere definitivamente il prossimo turno e il discorso legato alla Serie D. Avevamo detto Avezzano, Francavilla, Jesina, Monticelli, c'eravamo fermati all'Aquila perché diciamo ci sarà curiosità per capire quali saranno i prossimi passi per questa assemblea che è andata deserta per l'approvazione del bilancio, una cosa di cui si parlava almeno da ottobre, siamo arrivati a marzo ed è andata deserta, è veramente incredibile se ci si pensa. Vediamo poi, è chiaro che certamente qualche contraccolpo già questa squadra li ha avuti e li ha assorbiti molto bene, è chiaro che non avere nessuna certezza sul futuro, peraltro sono anche molto arrabbiati i giocatori e non solo per come sono state gestite le cose. Campobasso è vero che in una fase critica ieri ha preso 4 gol, però certamente chi sta peggio dal punto di vista almeno morale è l'Aquila. Senza dubbio, peraltro è difficile aggiungere altro a questa situazione di cui abbiamo parlato tante volte nel corso delle nostre domeniche, raccontando quelle che erano le difficoltà societarie e anche le difficoltà poi della squadra ad allenarsi, a giocare, a affrontare le trasferte. Abbiamo visto anche quelle pagine, se vogliamo, da libro cuore, no? Di tifosi che aiutano la squadra, è successo lo scorso autunno, però è evidente che questa cosa non può andare avanti per troppo tempo. Ora in qualche modo io penso che l'Aquila questa stagione la finirà, però tutto quello che sta accadendo dallo scorso autunno fino all'ultimo episodio con questa assemblea convocata dall'amministratore Miani e poi andata deserta, è chiaro che lascia tante incognite sul futuro. Ripeto, questo campionato, ora l'Aquila ha la possibilità, giocando ancora, anche di fare i play-off, magari anche di vincerli, sarebbe un'impresa, non tanto perché la squadra non ha valori tecnici quanto perché si gioca in questo contesto, però anche se non dovesse centrare i play-off, la squadra comunque avrà sul campo la permanenza al campionato di Serie D. Poi però bisogna pianificare per l'anno prossimo, ma in che condizioni, essendoci questi debiti da ripianare, essendoci delle pendenze, poi come è successo al Campobasso in questa stagione, cose che non fai l'anno prima si ripercuotono con un meno 4, però al di là del meno 4 e di una penalizzazione che potrebbe arrivare, qui proprio c'è a rischio la continuità dell'Aquila Calcio in questa categoria, e quindi interrogativi che ci sono. Battistini e i suoi giocatori stanno facendo cose davvero da sottolineare, perché continuano ad onorare l'impegno e a mantenere l'Aquila nelle alte sfere del campionato, però per il futuro o la cosa viene risolta oppure no, e se mi chiedete come può essere risolta, io non lo so, perché se i soci disertano l'assemblea va da sé che non evidentemente è un segnale... non c'è neanche la volontà. Oppure ci sono delle strategie che noi non conosciamo, però io francamente non riesco ad andare però oltre. Devo essere sincero, un po' di tempo fa, poi ovviamente archiviamo questo discorso che è anche abbastanza antipatico, intanto è finito il primo tempo in posticipo in Serie A, un po' di tempo fa mi ricordo che tu dicesti, quando uscì la notizia dei giocatori, dei tifosi che avevano pagato la trasferta ai giocatori dell'Aquila, avevi detto, e non c'era, sì, si sapeva delle difficoltà, ma tutto lasciava pensare che sarebbe andati comunque nel tempo verso una composizione.
mi ricordo perfettamente, tu fosti il primo a dire, e l'unico probabilmente a dire, quando succedono queste cose, alla fine le cose finiscono sempre male. Certo, è una pagina da libro cuore, ma anche una pagina prodromica verso la chiusura dei battenti. Spesso è così, poi i fatti magari ci smentiranno, però avete visto cosa è successo a Modena, avete visto cosa è successo a Vicenza, dove i tifosi si sono stretti, ci sono state delle pagine davvero molto belle di attaccamento dei tifosi, chiaramente alla loro squadra, e dei giocatori alla maglia del Vicenza, però poi il fallimento è arrivato ed è stato dichiarato. Ora lì a Vicenza si va avanti con l'esercizio provvisorio, però... anche lì non so se ci sono le condizioni per una prosecuzione dell'attività attraverso manovre che nel calcio si fanno, con l'acquisizione del titolo sportivo, fallimenti pilotati che poi sono anche cose tecniche e neanche tanto belle di cui parlare, no? Perché comunque c'è una società che va a morire, si cerca di proseguire l'attività sportiva prendendo la parte buona di quella società. Non so se ci saranno i presupposti a Vicenza, però quando si arriva a quei gesti che sono anche commoventi, sono anche l'anticamera di una o cancellazione o un fallimento o comunque grandissime difficoltà a portare avanti la stagione. Quindi vedremo, insomma. Intanto ti faccio vedere, oggi non giocava la D, dove era Pierluigi Hervese, non solo lui, allenatore del Francavilla. Eccolo qua, non solo lui, anche il preparatore atletico Walter Marini, Alessandro Pompei, che è il preparatore dei portieri, che ricordiamo, portiere di grandissimo livello, ha giocato a Montesilvano, ha giocato a Miglianico, insomma... ha girato un po' di squadre. Fine settimana formativo, prendiamo proprio dal Facebook del Francavilla Calcio per lo staff tecnico. Fine settimana formativo, Hervese, allenatore, preparatore atletico Marini e preparatore portieri Pompei, il team manager Francesco De Luca, sono stati invitati al centro sportivo dell'AS Roma Fulvio Bernardini a Trigoria, due giornate insieme allo staff tecnico della Roma, capitanato ovviamente da un abruzzese come Eusebio Di Francesco, un momento di crescita, studia e conoscenza sui campi di Trigoria, sperando che la Roma possa farcela, che questa visita tutta in salsa giallorossa possa essere di buon auspicio per la Roma. Perché arriva in un momento anche delicato, perché la Roma sta preparando la partita con lo Shakhtar di martedì, e vedremo se ce la farà la Roma a passare il turno dopo la sconfitta dell'andata. Intanto, come vedete, proprio sopra la mia testa, 11 minuti nel corso del secondo tempo, voi continuate a scriverci perché noi poi i messaggi comunque li facciamo. Arrivano tante notizie, tanti messaggi sui Nero Stellati, fa piacere che insomma ci sia comunque seguito verso una realtà che quest'anno ha debuttato in Serie D, anche se il debutto non è stato dei migliori, come dice la classifica, però... si recrimina anche su qualche episodio, è chiaro, ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, degli episodi contrari ce ne sono stati anche diversi, però io penso che la sostanza non possa mutare della classifica. Poi se parlate con l'allenatore del Monticelli, anche lui vi dirà che ci sono stati episodi contrari, quindi poi ognuno recrimina. Certo. Purtroppo è andata male quest'anno ai Nero Stellati, oggi però si sono tolti una bella soddisfazione, ci fa piacere raccogliere queste testimonianze. Cambio in attacco per il Teramo, andiamo da Paolo Renzetti, perché cambia non tanto l'assetto di squadra, forse cambiano un po' i centimetri, un po' i chili, Paolo. Sì, sono 13 minuti di gioco qui al Bonolis, hai detto bene Jacopo, perché c'è stata una sostituzione in casa Teramo, in attacco è uscito Gondo ed è entrato in campo con la maglia numero 21 Fratangelo, proprio il giocatore che nella gara d'andata aveva regalato il gol del 2-2 alla formazione biancorossa. Dunque, davanti ai tuoi occhi, peraltro, aggiungiamo, a Valentino Mazzola. C'eravamo anche noi lo scorso qualche mese fa al Valentino Mazzola, in quella serata ventosa, con la partita che finì 2-2 con Fratangelo, che nel finale riuscì con una zampata anche un po' fortunosa a segnare il gol del pareggio, ad evitare alla sua squadra la sconfitta. Io vorrei un attimo coinvolgere nuovamente Ania Cantagalli, perché Ania, rispetto all'inizio del primo tempo e dunque di partita, in questo avvio di ripresa è successo poco, un Teramo meno brillante e soprattutto non ci sono state occasioni da rete né dall'una né dall'altra parte. No Paolo, si continua sulla falsariga della seconda parte del primo tempo con un Teramo che fa fatica ad impostare la manovra,
però adesso è chiaro che con l'ingresso di Fratangelo Palladini stia invitando il Teramo a giocare palla a terra e non più cercare i lanci lunghi, anche perché con l'uscita di Gondos praticamente sarebbero preda di nessuno lì davanti, perché adesso c'è in campo un tridente brevilineo e rapido, e quindi il Teramo deve provare a giocare palla a terra come sta provando a fare proprio in questo momento con Fratangelo, che però ha sbagliato, ha calibrato male il pallone per Bacio Terracino, e cercare quindi di cogliere un po' in velocità la difesa del Sant'Arcangelo, che rapidissima non è perché sono fisicamente più prestanti, per cercare per l'appunto di far male alla formazione romagnola. Comunque Teramo che ha ancora problemi ad impostare, vediamo se valuterà Ania, breve anche perdonami. Di Amadio Palladino. Ania, perdonami, ci dai un voto? Basta l'auricolare che c'è una domanda sì. Da studio. Sì, Ania, ciao. Ci dai un voto alla prestazione di Gondò? Allora, per le sportellate e comunque l'impegno 6. Per poi quanto abbia prodotto ovviamente è insufficiente, perché ad un centravanti si chiedono soprattutto i gol oltre al lavoro sporco e a quant'altro. Forse quello che non è riuscito nel primo tempo a Gondò è il fatto di fare un po' da sponda per facilitare gli inserimenti di Bacio Terracino e San Domenico. C'è riuscito una volta il Teramo con Gondò a terra, che è riuscito a toccare il pallone proprio per Bacio Terracino, ed è stata un'azione pericolosa per la formazione Palladini, però è stata praticamente una tantum, non è riuscito poi il centravanti Voriano Jacopo a ripetere la stessa giocata e a provare ad armare un po' gli esterni, che potrebbero far male per l'appunto a Sant'Arcangelo. Quindi 5. Facciamo 5, dai. Ok, va bene, grazie ragazzi, ci sentiamo tra poco. Cambio dunque in attacco, fuori Gondò, a cui mettiamo un 5, anche perché insomma abbiamo 4 occhi allo stadio, 4 occhi qui in studio, insomma anche questa sera non ci ha fatto impazzire. Ci scrivono il video del Nero Stellati, abbiamo mandato la partita del Nero Stellati in servizio, abbiamo mandato forse più di mezz'ora fa. No, un'ora fa. Un'ora fa. Un'ora fa. Un'ora fa. Un'ora fa. Sì. Altra considerazione che mi chiedevano sul Francavilla, perdonami Maurizio, non ricordo bene, eravamo in ottica Teramo, intanto ho sentito che c'è un'altra sostituzione a Teramo, poi vi diremo qual è. Periago, buonasera, come considera l'annata del Francavilla visto l'impegno finanziario del presidente Candeloro? Ciao Alessandro, innanzitutto... come considero l'annata? Beh, certamente se vediamo la classifica... del Francavilla certamente positiva, è chiaro che poi ci sono stati dei momenti in cui questa squadra poteva fare il salto di qualità probabilmente in alcune circostanze, ma guardate che signori, ma 39 punti, stare a ridosso di una zona playoff che adesso è distante 4 punti, non è facile da neopromossa. Non è facile. La ripescata. Ripescata all'ultimo. Di agosto. Poi molti dicono il Francavilla ha speso. Magari sarà anche così. A parte è il così. Fatto, è a così. Parte il fatto. Eh sì, è così. Ma a parte il fatto che. Insomma, poi queste sono considerazioni. Intanto, vantaggio della Feralpi Salò contro il Gubbio. Questa è una notizia che giriamo a Teramo, ovviamente. Ai ragazzi che seguono la partita, Paolo e Ania. Vantaggio della Feralpi Salò sul campo del Gubbio. Diciamo, è così. Però mettiamo anche che nella spesa complessiva del Francavilla ci sono Fofanà, praticamente quasi mai utilizzato, pochissimo. Amenta, tantissimi problemi ha avuto, adesso è fuori per un. Cioè, quindi poi è vero che c'è stata una grande esposizione economica, ma è anche vero che poi se quei giocatori non riescono per vari motivi a scendere in campo o a dare il loro contributo, l'impatto della spesa complessiva viene neutralizzato, perché poi devi giocare con i giocatori che hai. Hanno fatto bene, molto bene Palumbo, hanno fatto molto bene i giovani ragazzi che si piazzano a centrocampo, magari da qualcuno ci si aspettava qualcosa in più, ha fatto bene Zerbo fino a questo momento, però io dico in molti sento anche nell'analisi, non so Andrea se tu sei d'accordo, nell'analisi dei risultati spesso si fa la classifica che vediamo con i punti e poi la si mette
ammesso che si conoscano le cifre, la si mette a paragone con una fantomatica classifica di chi ha speso di più o di meno per vedere se una squadra in saldo positivo o negativo risultati spesa complessiva. Ma tanto, purtroppo non è, sì, non è esattamente così che vanno le cose, perché poi durante un'annata ci sono gli infortuni, ci sono le squalifiche, ci sono i giocatori che non entrano in condizione, sì, sono i giocatori che non si adattano. Guardate che se ci sono state spese, sono state anche spese di contorno che magari si possono eliminare, spese ulteriori per un parco dirigenziale anche piuttosto ampio. Io penso che il presidente Candeloro di questa stagione abbia fatto tesoro, stia facendo tesoro, ed è un modo per lui, che è un grande imprenditore, che ha fatto tanto successo, che ha anche diversificato gli investimenti nel corso delle sue attività, per lui è tutto grasso che cola, nel senso che è mettere dentro conoscenze su conoscenze per poter non ricommettere certi errori gli anni futuri. Quindi è vero che si è speso, ma si è speso anche non per il parco giocatori, cioè per il parco giocatori c'è stata una buona spesa, ma anche per tanto altro. Sicuramente smussando da una parte e dall'altra puoi realizzare una squadra competitiva abbattendo dei costi. E ricordiamo che il Francavilla quest'anno è partito in ritardo, cioè quando il Materica ha costruito la sua squadra, la Vispesa ha costruito la sua squadra, per citare le prime due, il Francavilla era un cantiere ed è stato un cantiere anche per buona parte dell'inizio del campionato. Quindi sicuramente per Candeloro questa stagione è una stagione per capire i meccanismi del calcio a certi livelli, e poi magari se riuscirà ad arrivare ad altri livelli meglio ancora. È tutta una fase di apprendimento che può far solo bene al presidente, che poi deciderà l'anno prossimo intanto come ripartire, perché sicuramente il Francavilla sarà quantomeno in Serie D, a meno che lui non decida di andare via, ma qui sì, ora si aprono scenari che insomma mi sembrano anche eccessivi, però sicuramente si potrà pianificare intanto con maggiore calma, sì, perché non ci saranno gli assilli agostani che ci sono stati in questa stagione, e poi pianificando per il meglio, essendo lui un imprenditore assolutamente capace, penso che tirerà fuori delle squadre competitive. Però per quest'anno la squadra è comunque in lotta per i playoff, e ora ci saranno degli scontri diretti. Tu prima citavi il calendario, abbiamo visto c'è il derby Avezzano-Francavilla, c'è Pineto Nero Stellati, ma nella giornata successiva ancora ci sarà l'Aquila Avezzano e ci sarà Francavilla Pineto, cioè un doppio incrocio abruzzese tra squadre che ambiscono quantomeno al quinto posto, quindi ci sarà da divertirsi. Assolutamente. Che ne pensate di Giampaolo, allenatore di Avezzano, il prossimo allenatore del Pescara? Sarebbe un salto troppo grande? Ci scrive Alessandro, che credo sia lo stesso Alessandro. Ne parliamo tra pochissimo, perché stiamo per aprire la parentesi legata al Pescara, Andrea. Però intanto, giusto per chiudere la questione Serie D, intanto c'è un doppio cambio a Teramo, ce lo facciamo raccontare rapidissimamente da Paolo Renzetti e poi rientriamo. Paolo, doppio cambio. Doppio cambio, sì, in casa biancorossa, mentre siamo giunti al 22esimo, sempre 0-0 al Bonolis. Nel Teramo è uscito San Domenico al suo posto, è entrato Giacomo Tulli, ha lasciato il terreno di gioco anche Simone Salas, e al suo posto è entrato Vars. Ricordiamo che precedentemente Fratangelo aveva preso il posto di un piuttosto deludente Gondot. Abbiamo superato da pochi secondi la metà della ripresa, sempre 0-0 tra Teramo e Sant'Arcangelo, ma secondo tempo sicuramente molto meno spettacolare, meno interessante, meno avvincente della prima frazione di gioco. A voi la linea. Grazie Paolo. Allora, doppio cambio, entrano Tulli e Varas, un po' insomma il Teramo fisico non è più così tanto fisico, no, almeno in questa seconda frazione. Poi vedremo se sarà un vantaggio o uno svantaggio. Per chiudere la parentesi Serie D, senti, ma è vero che oggi a Castelfranco ha incontrato Daniele Paolo? Sì, assolutamente, assolutamente sì. Voglio pensare, sono convinto che presto lo ritroveremo anche a rilasciare interviste. Come l'hai visto rilassato? Assolutamente sereno, rilassato, carico per questo finale
di campionato, perché il Pineto se la gioca. Se vediamo la classifica e consideriamo che il Pineto ha una partita in meno rispetto alle dirette rivali, guardate qui, ed è una gara sulla carta abbordabile perché è in trasferta ma sul campo della penultima, anche se queste sono le partite che il Pineto un po' soffre, però il Pineto, se lo proiettiamo a quota 40, avendo poi anche degli scontri diretti da giocare, il Pineto si è rimesso in sesto per la volatona finale. La società ha chiesto i playoff e il Pineto sta dando dei segnali in questa parte, diciamo così, quasi finale di stagione. Quindi io l'ho visto carico, motivato e pronto a sferrare l'attacco a questo quinto posto. Se poi non dovesse essere, insomma, il Pineto ha ampiamente guadagnato la salvezza. E resterà comunque qualche rammarico, perché una squadra che ha fatto 15 risultati utili consecutivi poteva ambire anche a qualcosa di più, ma noi abbiamo già analizzato la situazione del Pineto in più di una circostanza. Ripeto, lo aspettiamo di nuovo davanti alle nostre telecamere. Assolutamente, assolutamente. È ricominciato il secondo tempo nel posticipo di Serie A, sempre 0-0 tra Inter e Napoli. Ti chiedo, visto che ci chiedevano di Giampolo, prossimo allenatore del Pescara, se è un salto troppo grande. Beh, è avvenuto quest'anno un salto molto grande. Oh, esatto, ed è quello di cui stiamo per parlare. L'esordio ieri di Massimo Epifani sulla panchina del Pescara. Andrea, prima abbiamo sentito presidente Sebastiani che ha detto delle cose anche molto interessanti, non molto distanti da quelli che già Epifani aveva detto ieri. Cioè, ho visto una squadra un po' spaventata, impaurita, una brutta prestazione, che di solito è strano perché va in controtendenza rispetto a quello che accade normalmente quando c'è un cambio di allenatore. Spesso quando c'è un cambio tecnico le squadre magari vanno anche un po' al di là delle loro reali potenzialità, proprio perché c'è questo shock del cambio di allenatore, tutti si sentono un po' sulla graticola, tutti si sentono un po' meno coperti dalla figura dell'allenatore, che spesso e volentieri si prende tutte o quasi tutte le colpe. E invece ieri abbiamo visto una squadra, come definirla? Ma Epifani ieri ha parlato di squadra impaurita. Poi lo sentiamo. Lo ha detto poco fa anche il presidente Sebastiani. Io però ero in trasmissione, quindi non ero allo stadio, e la mia è una percezione da chi sta al di qua del teleschermo. A me è sembrata più che una squadra impaurita, una squadra disorientata, perché passare da un anno pieno di Zeman, che chiede un certo tipo di calcio, che il Pescara non ha saputo applicare, ma chiede un certo tipo di calcio, negli allenamenti ci sono ripetizioni di certi schemi di gioco che sono quelli basilari che Zeman chiede, le famose, no, per dirla come il nostro amico Tonio Luzzi, le famose catene. Sì, le famose esercitazioni, catene, su esercitazioni su queste catene di destra e di sinistra. D'improvviso i giocatori del Pescara si sono trovati a lavorare su impronte di gioco decisamente diverse, e probabilmente questo ha disorientato la squadra. È un mio modesto parere, più che paura, ripeto, era come se la squadra avesse perso un po' la bussola, quelli che erano i riferimenti rispetto precedenti, all'abitudine che c'era prima. Quindi questa è la mia sensazione. Poi va da sé che prendere gol in quel modo dopo 10 minuti, e lì più che altro c'entra un livello di concentrazione molto basso. Infatti lo stesso Epifani ha detto: possiamo parlare di moduli, ma se giochiamo con questo atteggiamento o giochiamo a 3, a 4, a 5, a 6, perdiamo lo stesso. E anche questo è vero. Fa strano che solitamente dopo un cambio di allenatore c'è una reazione nervosa positiva del gruppo, poi magari certi problemi riemergono. Non è stato così, il che potrebbe far sembrare la situazione molto preoccupante, però c'è un'altra gara da rigiocare subito. Vediamo se la lezione col Parma sarà stata ascoltata,
e speriamo che il Pescara possa fare una buona gara e soprattutto risultato. Se così non dovesse essere, occhio, perché poi il calendario diventa insidioso: 4 partite, 3 trasferte, e peraltro di queste 4 partite una è con l'Empoli e un'altra col Palermo, parliamo di 2 delle prime 3 forze del campionato. Quindi la gara di martedì assume una importanza davvero notevole per il Pescara, e vedremo insomma se Epifani confermerà a grandi linee la squadra vista, anche se da quello che ci risulta oggi Brugman non si è allenato ed è a forte rischio, e quindi insomma penso non ci sarà neanche Campagnaro, e quindi bisognerà fare i conti con 2 assenze molto pesanti, perché quindi parlavo, va Carraro per Brugman. Quando parliamo di Brugman e Campagnaro parliamo di due giocatori essenziali per il Pescara, e Carraro a questo punto può avanzare una sua candidatura. E Carraro mi sembra tra l'altro anche un ottimo giocatore, è stato un po' sottovalutato, però è un giocatore che ha fatto vedere cose importanti, soprattutto se consideriamo che fino all'altro ieri giocava nella primavera. Quindi è un giocatore che a mio avviso arriverà, ha grandi capacità fisiche e tecniche, è un giocatore sul quale insomma, si può fare affidamento nonostante la giovane età. Assolutamente, sentiamo, torniamo nella sala stampa del Stadio Bonolis, non so se ci sono novità da Teramo, Paolo? Sì, domani c'è la... Paolo? Sì, eccoci qui Jacopo, siamo giunti alla mezz'ora. No, solo se ci sono novità. No, non ci sono novità, mezz'ora di gioco, sempre 0-0. Qualche istante fa c'è stata la prima vera occasione del Teramo, c'è stata una conclusione su punizione di Ventola, pallone che è terminata davvero di un soffio sopra la traversa. Diciamo che è stata la prima vera occasione di questo secondo tempo, deludente rispetto alla prima frazione di gioco. Grazie Paolo, grazie. Tra poco torniamo da te, torniamo come detto nella sala stampa dello stadio Adriatico di Pescara per sentire i 2 allenatori, Epifani e D'Aversa. Ma siamo entrati con paura, no contratta. Ho già parlato con i ragazzi, gli ho detto che la responsabilità me la prendo io, perché in questo momento si sentivano carichi di responsabilità, magari col cambio di allenatore pensavano di dover risolvere tutto loro, ma non è così. In questo momento è venuto fuori un aspetto mentale molto importante che bisogna lavorarci sopra. Poi abbiamo preso, a parte il primo tempo, che abbiamo fatto malissimo, non male. Abbiamo preso un gol dove l'avevamo studiata, e quindi abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Poi nel secondo tempo siamo rientrati molto meglio, stavamo facendo meglio, e abbiamo preso un gol in netto fuorigioco che ci ha ritagliato di nuovo le gambe. Ed è venuto fuori di nuovo la paura, e lì la partita è finita. Mi dispiace di questo, ma più che altro per i tifosi, per la gente che è venuta oggi allo stadio, però l'aspetto principale in questo momento è quello di ritrovare innanzitutto la serenità mentale per cercare di fare risultato. Credo che se si analizza la partita, sia per la mano di gioco e per le situazioni da gol create, credo che il risultato sia giusto. Per quanto riguarda il centrocampo, sì, sicuramente avevamo struttura, ma avevamo anche qualità, perché Dezzi e Munari oggi hanno fatto veramente sotto l'aspetto tecnico una grande partita. E Calaiò dimostra il fatto che l'ho fatto giocare dall'inizio, perché è un momento che sta bene, è un attaccante che è molto importante sia a livello realizzativo, ma anche e soprattutto per quello che fa in fase difensiva. E di conseguenza, quando tutta la squadra vede il proprio finalizzatore, il proprio centravanti applicarsi in quella maniera in fase difensiva, di conseguenza trascina tutta la squadra. Dispiacere per il gol subito, però credo che la lettura della partita da parte dei ragazzi è stata perfetta. Non era semplice, perché nel momento in cui c'è il cambio dell'allenatore, comunque una scossa all'interno dello spogliatoio c'è sempre, no? Abbiamo cercato di sfruttare le difficoltà di una squadra che magari viene da un periodo che non fa risultato, e siamo stati bravi in questo. Oh, questi sono i 2 allenatori, Andrea. Poi peraltro, magari più tardi lo sentiremo, perché apre un po' lo scenario rispetto ad alcune situazioni che ci sono state in casa Pescara. Sentiremo anche le dichiarazioni di Brugman di ieri, che sono certo molto interessanti, e che di fatto confermano come la rosa del Pescara sapesse, vivesse oramai, certo, in maniera quasi abitudinaria questo scontro tra
Sebastiano Zeman, parliamoci chiaro, perché questo, questo è stato. Certo, prima abbiamo sentito proprio il presidente del Pescara Sebastiani dire: ieri abbiamo preso il primo gol sulla situazione di gioco che il mister ha provato solo in questa settimana almeno 10 volte, e poi arriva il sabato o la domenica e magari, come è successo ieri, prendi gol anche su una situazione che conosci perfettamente. Certo, questo fa specie soprattutto perché la squadra con Zeman nei momenti migliori, cioè quando vinceva, vinceva soprattutto grazie alla fase difensiva. Sembra strano a dirsi. Sembra strano a dirsi, ma era così. Ieri c'è stata questa distrazione clamorosa e poi da lì la partita si è complicata, ma anche per questo che anche in un servizio che abbiamo fatto la scorsa settimana abbiamo detto che l'esonero di Zeman è stato tardivo, perché la squadra non può non risentire delle punzecchiature tra presidente e allenatore, e quando l'allenatore perde di autorevolezza, perché comunque quando un presidente si rivolge in un certo modo a lui, la squadra lo sa, poi ci sono i giornali, ci sono le televisioni, ci sono i siti, le dichiarazioni vengono riportate, vengono ascoltate, e quando un presidente si rivolge in un certo modo nei confronti del suo allenatore, l'allenatore perde autorevolezza, e questo poi ha dato la stura anche al fatto che, guarda caso, da quando si è aperto questo conflitto il Pescara è sembrato in autogestione, cioè non fare più da Pescara Novara in poi, sostanzialmente. Sì, guarda caso, proprio da quella partita il Pescara ha fatto un filotto di risultati positivi giocando partite pratiche, pragmatiche, certo non giocando all'attacco, non facendo quel calcio verticale, anche se vogliamo spericolato, che vorrebbe Zeman, ma un calcio molto prudente, molto ragionato, molto di lettura della fase della partita, mentre Zeman non è che voglia tante letture delle fasi del gioco. Zeman vuole che la squadra attacchi sempre, vada sempre in verticale. Quindi questa sorta di autogestione, se da molti è stata percepita questa autogestione, probabilmente perché anche l'allenatore aveva perso una buona parte di quella autorevolezza nei confronti del gruppo, che capiva che questo rapporto tra presidente e allenatore aveva i minuti contati. Allora, se si fosse esonerato prima Zeman, magari con un altro allenatore, non magari Epifani, che comunque era candidato già allora, ma con un altro allenatore potevi programmare il calciomercato e disegnare una seconda parte di stagione un po' diversa. Invece ora Epifani si trova a lavorare su una squadra che era stata costruita bene o male, ma per il gioco di Zeman. Certo, assolutamente. Tra un po' continuiamo a parlare di Pescara sentendo Brugman, ma andiamo a Teramo perché c'è un altro cambio, uno per parte, se non erro, Paolo. No, ce ne sono stati tre di cambi, due nel Sant'Arcangelo, Jacopo, e uno nel Teramo. Partiamo dal cambio in casa biancorossa perché è uscito Graziano, di cui abbiamo parlato anche con Ania Cantagalli nel primo tempo. Al suo posto è entrato Stefano Amadio, doppia sostituzione in casa romagnola perché è uscito Bussagli ed è entrato Piccioni, e poi è uscito Tommasone che nel primo tempo aveva preso il posto dell'infortunato Tomislav Strakol, e al suo posto è entrato Malocco. Dunque Tommasone, che aveva preso il posto di Strakol, a sua volta è stato sostituito da Malocco. I minuti sono 37 qui a Teramo, sempre 0-0 tra Paolo, Teramo e Sant'Arcangelo. Sì, Andrea. Possiamo dire che questa partita, se viene vinta da una squadra, sarà per un episodio sporadico, ma che la posta in palio si è fatta sentire, visto che nel primo tempo si è visto qualcosa e Teramo soprattutto ha avuto delle occasioni importanti. In questa ripresa invece calma piatta. Sì, l'unica occasione è stata quella di Ventola su calcio di punizione alla mezz'ora, per il resto davvero pochissimo da segnalare. Sicuramente in questa ripresa, Andrea, le due squadre, i giocatori di Teramo e Sant'Arcangelo, hanno un po' diciamo iniziato a pensare proprio all'importanza di questi tre punti, e evidentemente sono stati tirati
i remi in barca, perché di occasioni, eccezione fatta, lo ripeto, per la punizione di Ventola, non ce ne sono state. I portieri sono stati inoperosi in questo secondo tempo, sia Bifulco che Bastianoni. Una seconda parte di partita completamente diversa, o comunque molto diversa dalla prima parte, perché nel primo tempo c'erano state diverse occasioni più per il Teramo, ma anche un paio di conclusioni dalla distanza per il Sant'Arcangelo. In questo secondo tempo è successo praticamente quasi nulla. Grazie Paolo, tra un po' torniamo da te, perché arriveremo in dirittura di gara. Siamo ancora sullo 0-0, ma lo 0-0 serve veramente al Teramo? Guarda, serve alle due squadre per non complicarsi la vita verso la salvezza e per limitare i danni. Diciamo che il Fano non gioca, si guadagna un punto sul Fano, anche se appunto poi toccherà anche alle altre riposare. Esatto, cioè, in questo momento il Teramo aggancia. A me sembrano veramente conti della serva, perdonami, ecco perché ti ho fatto la domanda, che aveva chiaramente anche dal tono con cui l'ho posta un secondo fine. Cioè, per me una squadra che gioca in casa, uno scontro diretto, non può giocare la partita che abbiamo visto tirando i remi in barca a 30 minuti dalla fine. Sì, è vero anche che lo scorso anno con un pareggio in più il Teramo si salvava. Sono situazioni di non facile lettura, se non quella appunto della paura di compromettere lo scontro diretto, perché l'andata è finita 2-2, e quindi chi perde oggi comunque lo scontro diretto a sfavore, e poi è uno scontro diretto comunque anche questo, che può avere ripercussioni sulla classifica e sul morale. Quindi probabilmente si cerca di posticipare. Prima o poi dovrei avere coraggio, no? Sì. Ed è inesorabile questo. E magari quel coraggio che il Teramo manca in queste partite poi viene trovato in gare inaspettate come Salò o come Padova. Però anche oggi il Teramo ha confermato di avere difficoltà quando deve fare la partita, quando invece deve giocare di rimessa, perché le altre squadre fanno la partita, le cose vanno un po' meglio. Però l'unico aspetto positivo per ora, parliamo al minuto 85 della partita, è che a Padova il Teramo non ha preso gol. In questo momento il Teramo non ha preso gol, e sappiamo, l'abbiamo visto lo scorso anno, quanto non prendere gol comunque è essenziale, perché se non prendi gol un punto lo fai, e magari ci scappa anche il gol da tre punti. Sono discorsi molto pragmatici e che non passano chiaramente per la qualità del gioco, che di qualità del gioco non se ne vede minimamente. Non se ne vede minimamente, assolutamente. Torniamo a parlare del Pescara mentre andiamo in addirittura d'arrivo alla gara del Bonolis. Ci sentiamo Gaston Brugman al microfono, ieri ovviamente, di Paolo Renzetti. Grazie, ecco qui Gaston Brugman nei nostri microfoni per commentare questa sconfitta pesante allo Stadio Adriatico con il Parma. Ci si attendeva, dopo il cambio di panchina, una scossa positiva per la squadra. Gaston, questa scossa non c'è stata, ed anzi rispetto a Cittadella le cose sono andate anche peggio. Sì, sì. Tutti aspettavamo la scossa, sicuramente è stata una giornata per noi difficile da commentare, perché realmente non aspettavamo questo risultato. Sì, peraltro abbiamo preso gol, il primo gol su una giocata che avevamo anche visto nei video, quindi sicuramente siamo partiti già subito con la testa in un'altra cosa, quindi è dura adesso commentare anche cosa non è andata davanti alle telecamere. Penso che dobbiamo riguardare dentro e migliorare, che già martedì abbiamo un'altra partita, sicuramente dobbiamo uscire con altra mentalità, altro spirito, perché sennò così non andiamo avanti. Castro, in settimana si era tanto parlato di questo Pescara che avrebbe giocato oggi con un nuovo modulo, così è stato, tu sei tornato nel tuo ruolo antico, naturale, quello di centrocampista, di metodista, di regista della squadra. A distanza di tanti mesi, come ti sei trovato in campo? No, bene, sicuramente Devo ancora migliorare tanto, non venivo facendo questo errore, però al di là di quello dobbiamo crescere tanto sull'aspetto mentale, perché
sicuramente dentro quelli che hanno guardato la partita si vedeva che sembrava una squadra di uomini contro una squadra di ragazzini e questo non può succedere più giocando in casa, quindi no, non ci stiamo così. È una domanda che adesso anche noi appena finita la partita ci siamo confrontati col mister e ci ha chiesto lo stesso. Comunque parlare adesso dopo una partita cosa non è andato è sicuramente sbagliato perché non sei con la mente lucida, quindi è meglio aspettare domani che rivedremo il video, rivedremo le cose che abbiamo sbagliato e con la testa più libera magari capisci meglio. Io volevo tornare alla settimana scorsa, all'esonero di Zeman. Quanto si era incrinato il rapporto tra la squadra e il tecnico Boemo? Vi aspettavate questo esonero oppure no? È stato un fulmine a ciel sereno? No, comunque la squadra sentiva anche che il rapporto fra la società e il mister non era positivo, si vedeva perché ogni volta che parlava del press, una volta che parlava Zeman, si dicevano delle cose, quindi magari anche quello magari a noi ci ha fatto un po' ci ha fatto male, però adesso è passato, c'era questa partita che volevamo fare bene. Dobbiamo solo chiedere scusa alla gente che è venuta perché i tifosi erano un po' arrabbiati alla fine, no, giustamente, normale, delusi normale, più è che altro. È normale perché sono delusi loro ma anche delusi noi, siamo è tosta fare una figura così davanti alla gente, nonostante ci hanno urlato, cantato con noi per stare meglio, non siamo riusciti a fare il contrario, quindi siamo dispiaciuti, dobbiamo chiedere solo scusa. Le scuse di Gaston Brugman, che ha detto insomma noi ci eravamo accorti che il rapporto non era positivo tra il presidente e l'allenatore, è stata dura ovviamente perché insomma quella di ieri. Ma in questi casi poi se c'è un grandissimo, fortissimo legame tra l'allenatore e il gruppo, magari il gruppo gioca tra virgolette per l'allenatore e magari arrivano determinati risultati convincenti. Se invece non c'è un grandissimo, un forte legame tra il gruppo e l'allenatore, ripeto, questi battibecchi avevano l'effetto di ledere l'autorevolezza di Zeman presso il proprio gruppo e infatti, lo ripetiamo, i giocatori hanno risposto poi giocando un calcio molto più prudente e non ascoltando quelle che erano le indicazioni date da Zeman. Questa è la sensazione che si è avuta perlomeno fuori dal campo nel vedere le partite del Pescara. 4 minuti di recupero a Teramo, li viviamo insieme a Paolo Renzetti. Paolo, a te la linea fino alla fine. Siamo al 46esimo della ripresa, si giocherà fino al 49esimo, il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione per il Teramo, è stato già battuto Ilari sul pallone, il servizio sulla sinistra per Ventola che però perde il pallone, poi va a commettere fallo sul giocatore che si era impossessato della sfera, si tratta del numero 23 della squadra in maglia giallo-blu e dunque... Il numero 23 Maloku, dunque ci sarà il calcio di punizione in favore del Sant'Arcangelo mentre se ne sta per andare il primo dei 4 minuti di recupero comandati dal direttore di gara Davide Miele di Torino che direi ha diretto bene questa partita, ha battuto alla punizione dai giocatori ospiti, perde però il pallone il Sant'Arcangelo, può ripartire il Teramo in avanti in questo recupero con Tulli che mantiene il possesso di palla, poi lancia dalla parte opposta, cerco di lanciare un compagno mentre c'è a terra un giocatore del Teramo, si tratta di Bacio Terracino che a terra si rialza in questo momento, nel frattempo il Teramo aveva già perso il pallone forse per un fallo commesso ai danni di uno suo giocatore, si scalda un po' gli animi in campo, ancora tanti errori con il pallone recuperato da Ilari per il Teramo, poi ancora la formazione biancorossa in possesso di palla ma perde il pallone
la squadra di Ottavio Palladini, può riportarsi in avanti il Sant'Arcangelo quando siamo giunti al secondo minuto con Malocu che lascia all'indietro per un compagno che va a spedire il pallone in fallo laterale. Dunque la rimessa affidata al Teramo, secondo dei quattro minuti di recupero qui allo stadio Bonolis, mentre il gioco è stato nuovamente fermato dal direttore di gara perché, come vi dicevo, c'era stato un po' di maretta all'interno del terreno di gioco tra i giocatori di Teramo e Sant'Arcangelo. Probabilmente questa interruzione farà slittare di almeno 30 secondi il triplice fischio finale del direttore di gara piemontese, con il gioco che riprenderà con una rimessa affidata al Teramo e con Ventola già pronto a rimettere il pallone in gioco con le mani, aspetta l'arrivo di qualche compagno, poi cerca di servire Tulli, ci riesce ancora, il controllo di Tulli che si allunga il pallone, favorisce il recupero di Malocu, ancora il rinvio di Malocu, poi un rimpallo che favorisce la formazione in maglia giallo-blu, c'è un lancio in avanti nella zona di Semedo, di testa addirittura è costretto ad uscire Bifulco per anticipare il giocatore ospite ed è pronta a riportarsi in avanti la squadra biancorossa questa sera in maglia bianca, ma si è infortunato Bifulco in occasione del colpo di testa di qualche istante fa, viene nuovamente fermato il gioco dal direttore di gara per permettere l'ingresso in campo dei sanitari e del massaggiatore, in particolare della formazione teramana, per prestare soccorso a Bifulco. Siamo entrati praticamente quasi nell'ultimo minuto di gioco e di recupero dei quattro comandati dal direttore di gara Davide Miele di Torino, ma ancora una volta questa interruzione di gioco, la seconda nel recupero, farà slittare ulteriormente il triplice fischio finale di questa partita che continua a viaggiare sui binari dello 0-0 tra Teramo e Sant'Arcangelo, in una ripresa che ha regalato davvero pochissime emozioni, direi una soltanto, chiedo scusa, con la punizione calciata da Ventola alla mezz'ora dai 25 metri, con il pallone che è terminato davvero di un soffio sopra la porta, difesa da Antonio Elia Bastianoni. Ancora gioco fermo allo stadio Gaetano Bonolis perché Bifulco è a terra, si è infortunato in occasione dell'azione precedente quando è stato costretto ad uscire oltre il limite dell'area di rigore e a colpire il pallone di testa per anticipare Semedo che si era portato davanti in maniera minacciosa. E ora il direttore di gara scodellerà il pallone in campo con il Teramo, che crediamo restituirà la sfera alla formazione giallo-blu, mentre anzi è il Sant'Arcangelo che va a restituire il pallone al Teramo, proprio a Bifulco che controlla il pallone e si appresta ad effettuare il rinvio quando i quattro minuti di recupero sono abbondantemente scaduti, ma credo che si giocherà almeno per un altro minuto, minuto e mezzo, con il Teramo che cerca di portarsi in avanti, pallone in area di rigore in anticipo su Tulli e il numero 3 Maini che va a deviare il pallone in fallo laterale, già rimessa in gioco la sfera con Ventola che va a guadagnare ancora una rimessa laterale, il giocatore di proprietà del Pescara è proprio Ventola che si incarica della battuta di questo fallo laterale, pallone per Ilari, il lancio in avanti in area di rigore del Sant'Arcangelo dove va a pulire la propria area il numero 21 Sirignano e non c'è più tempo perché dopo 5 minuti e mezzo di recupero arriva il triplice fischio finale del signor Davide Miele di Torino che comanda alla fine qui del posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie C, finisce senza reti Teramo Sant'Arcangelo 0-0 il finale, un punto per parte che potrebbe stare e poteva stare stretto al Teramo in virtù di quanto fatto dai biancorossi nel primo tempo, ma per quanto visto invece in questa ripresa lo 0-0 è il risultato più giusto, con il Teramo che non è riuscito a riprendersi in questo secondo tempo dopo una buona prima frazione di gioco. Ricordiamo le occasioni importanti avute dal Teramo soprattutto solo nel primo tempo con la traversa di San Domenico al 39esimo e poi le due occasioni avute da Bacio Terracino e poi anche al sesto minuto le proteste della formazione di casa per un contatto in area tra San Domenico e di Sant'Antonio sanzionato dal direttore di gara con il cartellino giallo per l'attaccante teramano
per simulazione un paio di volte nel primo tempo. Si è provato anche la squadra di Alberto Cavasin con due conclusioni dalla distanza, prima di Sirignano e poi di Semedo, ma in entrambe le circostanze ha fatto buona guardia il portiere Marino Vifulco. Dunque il finale allo stadio Gaetano Bonolis, Teramo 0, Sant'Arcangelo 0, è tutto. Linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie davvero. Io non so se lì vicino hai, non so, hai ancora qualcuno, Francesco Di Francesco. Forse Francesco chiedere. Di Francesco, riusciamo sì. Ad avvicinare per un commento okay. Su questa partita. Francesco, se ci puoi un attimo raggiungere qui in postazione per un commento finale su questa partita. Francesco, avevamo parlato di un primo tempo, ci eravamo sentiti in occasione del primo tempo in cui il Teramo aveva fatto vedere buone cose, in questa ripresa non si è visto praticamente quasi nulla, eccezione fatta per la punizione di Ventola con il pallone terminato di pochissimo sopra la traversa. Ci si aspettava di più dal Teramo, credo, in questo secondo tempo. Cosa non è andato rispetto alla prima frazione di gioco secondo te? Se devo essere telegrafico, no, poi anche no, tanta anche no, pochezza tanta, e questa è la foto di della partita e della consistenza tecnica e tattica del Teramo in questo momento, in fase di costruzione anche nel primo tempo. L'avevamo detto, non è che si è costruito tanto, la buona volontà, c'è stata la traversa di San Domenico, il colpo di testa di Graziano che bastava, che la prendeva normale, non bene, normale, e lì era gol. Quindi nel secondo tempo ancora di meno, poi nel secondo tempo calano pure le forze, l'energia, la lucidità, in più i cambi non hanno portato nulla, è entrato Tulli peggio del peggio, è entrato Varas, non ha dato nulla, Fratancio il ragazzino, sì, buona volontà e tutto, ma non riesce nemmeno a difendere la palla spalla alla porta perché non ha le caratteristiche per farlo. Questa è una squadra, ripeto, costruita malissimo in estate e quasi peggio poi a gennaio. Francesco, e non hai perso, viene da dire che se il Teramo fosse stato sufficiente in almeno 3-4 partite che ha perso stupidamente, magari l'avrebbe pareggiata e oggi staremmo parlando di un'altra stagione. Ma c'è da soffrire fino alla fine perché la pochezza da parte di tanti giocatori è tantissima. Si può dire, Francesco, che anche la gara di questa sera ha dimostrato che quando il Teramo deve costruire e deve fare gioco va un po' in difficoltà, quando soprattutto in trasferta può giocare di rimessa in contropiede riesce a fare il risultato, come è accaduto alle Uguane. Perfetto, e aggiungo che con un centrocampo così, ossia con soli due giocatori, Graziano e Ilari, nessuno dei due, entrambi con tanta buona volontà, nessuno mette in dubbio, fisicamente sono meglio di altri, strutturalmente tutti gli aggettivi di questo mondo, ma non si costruisce. In casa, se vuoi vincere, il centrocampo deve essere diverso, però poi la coperta è corta perché tutti quanti si interrogano chi esce, chi gioca all'esterno, quale diventa il modulo, e quindi c'è solo da sperare, chi di speranza vive, e non aggiungo altro. Bene, grazie a Francesco Di Francesco, e sulle considerazioni proprio di Francesco possiamo andare a chiudere definitivamente il collegamento dalla tribuna stampa del Bonolis. Ricordo e ribadisco il finale, Teramo 0, Sant'Arcangelo 0, linea a voi. Grazie Paolo, poi tra poco ovviamente ci invierete le voci dallo spogliatoio, dunque per i tifosi del Teramo e non solo, anche per gli appassionati di calcio. Restate ancora con noi perché vi faremo sentire le interviste proprio di Paolo Renzetti dallo stadio Bonolis per questo 0-0 che Andrea, come vediamo prima di andare in pubblicità, in classifica non cambia le cose. Non cambia quasi nulla, c'è questo fantomatico aggancio al Gubbio, ma ripeto, permettimi di dire che insomma a me sembra, al di là della politica dei piccoli passi, mi sembra uno se non due passi indietro rispetto non tanto alla partita di Padova, che aveva comunque visto un Teramo giocare in un altro modo, proprio nell'atteggiamento, probabilmente meno pugnace, meno battagliero. Cioè stasera a me è sembrato che a tutte e due andasse bene lo 0-0, con la grande differenza che c'era una squadra che giocava in casa e una che giocava fuori.
Sì, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo il Teramo all'inizio ci ha provato anche alla fine del primo tempo, è calata la squadra di Palladini parzialmente a metà della prima frazione, e poi nel secondo tempo la paura di perdere l'ha fatta da padrona, e così si spiega questo 0-0. Perché comunque sì, il Teramo ha creato poco, ma non è che davanti abbia avuto una squadra che abbia cercato di fare gioco, una squadra che pure lei ha speculato, forse più a lei andava bene il pareggio che al Teramo, dal punto di vista della qualità del gioco anche a Padova il Teramo non è che avesse fatto granché, però aveva sfruttato bene gli episodi, anche la superiorità numerica, rigore fallito dal Padova, gran gol inventato da Bacio Terracino, non un gol costruito ma un gol inventato, poi una papera del portiere, quindi un Teramo che aveva monetizzato delle situazioni contingenti, perché gioco bello e convincente non è stato fatto a Padova e neanche oggi. C'è stata questa sostanziale e notevole differenza, però visto che il Teramo era in una fossa, il bilancio di queste due partite è di 4 punti ed è un bilancio tutto sommato positivo. Ci sarà la prossima, che è ancora in casa, con l'Albino Leffe, domenica prossima di pomeriggio. Sarebbe, è scontato quello che diciamo, sarebbe auspicabile una vittoria contro una squadra che oggi si è fatta sorprendere in casa da Ravenna, però Teramo in casa ha dei problemi, non da oggi, quindi una squadra che nel 2018 aveva solo perso in casa, oggi ha preso un punto, che non è granché, però insomma un punto senza prendere gol, parliamo di una squadra che deve salvarsi, quindi ci sono dei problemi, e ora con l'Albino Leffe servirebbe uno scatto in più per portare a casa i 3 punti. Ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo con l'ultima parte di questo Abruzzo del pallone extra, extra, extra large, perché vi faremo sentire anche le voci dalla pancia dello stadio Bonolis al termine di Teramo Sant'Arcangelo 0-0, tra poco. Comunque, cioè, Peris. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone versione speciale questa sera. Abbiamo commentato i recuperi di Serie D e soprattutto abbiamo vissuto Teramo Sant'Arcangelo, che era uno dei due posticipi in Serie C, partita terminata 0-0. Rivediamo i numeri della giornata in Serie C, grazie a Maurizio Daguì che ci supporta sempre con grande attenzione e perizia anche in questa domenica. Vedete i risultati: 0-1 del Ravenna, l'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Albino Leffe, sul Tirol Renate 0-0, Mestre Pordenone 4-3, Triestina Vicenza 0-0, Fermana Reggiana 2-2, con la Reggiana che era sul doppio vantaggio, poi in pochi istanti di gara la Fermana ha impattato 2-2, Fermana che ha chiuso anche in inferiorità numerica 10-11, ma il risultato è rimasto 2-2. Alle 20:30 c'erano i due posticipi. In due partite è uscito fuori solo un gol, per fortuna del Teramo lo ha segnato la Feralpi Salò contro il Gubbio. Gubbio Feralpi Salò finisce 0-1 e dunque una delle potenziali concorrenti del Teramo si ferma. I biancorossi gli guadagnano, gli mangiano un punticino, non è tantissimo, ma il Teramo non ne approfitta, perché non vince lo scontro diretto con il Sant'Arcangelo, finisce 0-0, giornata che si concluderà domani con, l'avete visto, Bassano-Padova, in un fine settimana che vedrà riposare la San Benedettese. Questa è la classifica, l'abbiamo mostrata più volte questa sera per far vedere anche i cambi mano a mano che le partite si svolgevano. Il Teramo sale a 27 punti, aggancia proprio il Gubbio, lascia 3 punti dietro il Sant'Arcangelo, fanalino di coda e il Fano a quota 22 punti. Tra poco andiamo da Paolo Renzetti, non so se è in collegamento, ma è impegnato certamente con le interviste, allora io direi di rientrare. Rientriamo e ci andiamo ad ascoltare. Intanto è finale a San Siro, 0-0 tra Inter e Napoli, dunque finisce senza reti anche
la partita di San Siro. Questa sera non abbiamo visto nemmeno un gol, Andrea, niente di niente, avevamo Inter-Napoli da una parte, Teramo-Sant'Arcangelo dall'altra, niente di niente. Comunque la classifica di Serie A, questo risultato arride alla Juventus, che invece ha battuto l'Udinese, e dunque la squadra di Allegri si porta, aumenta la distanza con i partenopei di Sarri, che già settimana scorsa aveva detto: beh, oramai lo scudetto è questione solo Juve. Immagino questa sera, dopo essersi fermato anche a San Siro. Abbiamo in collegamento Paolo Renzetti, che vedo al telefono. Sì, vedo collegato. Ciao Paolo, e adesso ti vediamo anche questa sera. Ciao Jacopo. Allora, appena intervistato Cavasin, tra poco lo faremo anche ascoltare, insomma, gli umori dello spogliatoio rapidamente, tra un'intervista e l'altra, ovviamente, perché tra un po' arriverà anche Ottavio Palladini. Certo. Sì, abbiamo ascoltato il tecnico della formazione giallo-blu Cavasin, soddisfatto per il pareggio, ha condiviso un po' anche la nostra analisi di un primo tempo in cui il Teramo aveva avuto delle occasioni, ci aveva provato, aveva colpito anche il palo su punizione con San Domenico, e poi nella ripresa è successo invece poco, un po' le due squadre si sono anche un po' impaurite, hanno avuto un po' paura, timore di poter perdere questa partita, meglio pareggiarla e non dare tre punti alla formazione avversaria. L'unica emozione, l'abbiamo detto anche prima, è stata quella della mezz'ora con la punizione calciata da Ventola e con il pallone determinato di pochissimo sopra la traversa, ma per il resto nel secondo tempo c'è stato tanto equilibrio, tanta paura di perdere e zero conclusioni verso la porta di Sant'Arcangelo e Teramo, tant'è vero che Bastianoni da una parte e il portiere del Teramo dall'altra non hanno dovuto compiere alcun intervento, neanche quasi di ordinaria amministrazione. Dunque un pareggio che può starci per quanto visto nel secondo tempo. Nella prima parte di gara invece ha sicuramente meritava qualcosa in più la formazione allenata da Ottavio Palladini, che tra poco sarà nella nostra postazione. Per il momento linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo. Allora, visto che lo hai ascoltato, Cavasin, che si è detto non solo abbastanza soddisfatto, ma anche ha sposato la tua analisi, io direi di andarla ad ascoltare l'intervista al tecnico del Sant'Arcangelo, Alberto Cavasin, e poi rientriamo e sentiremo altri protagonisti della gara del Bonolis. Cavasin, un primo tempo in cui avete rischiato qualcosa ma avete anche avuto delle opportunità con conclusioni dalla distanza, nel secondo tempo, eccezione fatta per la punizione di Ventola, non avete corso rischi, non ci sono stati tiri in porta né da parte del Teramo né del Sant'Arcangelo. Soddisfatto di questo pareggio? Sì, ma è un'analisi che condivido, giusta. Le due squadre hanno cercato di vincere la partita, di fare gol nel primo tempo. C'erano delle energie, c'era anche della lucidità, però il primo tempo è stato comunque combattuto tantissimo, ogni palla era sempre oggetto di desiderio di tutti, che tutti quanti ci correvano dietro, e questo è stato pagato poi nel secondo tempo sia per noi sia per loro, mancando un po' di lucidità e anche di forze, la partita non ha più trovato interpreti che potessero anche andare alla conclusione. Soddisfatto del punto, perché questo ci siamo meritati. Davanti avevamo comunque una squadra che ha dimostrato il nostro valore, e penso che sia giusto anche il pareggio, e Teramo ha dato tanto come noi, quindi complimenti a noi e complimenti all'avversario. Una sfida salvezza in cui soprattutto nel secondo tempo probabilmente ha prevalso un po' anche la paura di perdere, si pensava molto alla classifica. Abbiamo cercato noi, ma anche il Teramo ha cercato comunque di far sua la partita, però da entrambe le parti c'era qualche atteggiamento tattico per cui insomma si portavano gli attacchi senza rischiare molto. Condivido anche questo con lei. Io invece mi permetto di dire che forse è un pari un pochino stretto al Teramo, che nel primo tempo ha colpito quella traversa. Sì, vogliamo sottolineare, insomma, va bene così anche la sua considerazione. L'accetto perché siamo felici
perché la squadra ha combattuto bene. Forse per la prima partita da quando sono io allenatore ho visto la squadra che è di categoria, nel senso che si è messa l'elmetto come in questo campionato bisogna mettere, e da adesso in poi penso che servirà l'elmetto e l'elmetto. Quindi se Teramo fosse riuscito a vincere, lei l'avrebbe accettato ugualmente il risultato del campo? Ma io sì, ma sempre, sempre accettiamo. Avrei detto che sarebbe stato noi ingiusto di più, però avrebbe cambiato poco. Penso che il risultato, cioè se dovessimo andare a guardare, secondo tempo noi per le due o tre sfumature non siamo arrivati a far gol, eh? Però va bene così. Un punto comunque importante, anche perché voi avrete una gara in più da giocare rispetto al Teramo. Ma questo lo vedremo alla fine. Io auguro al Teramo che questo punto per noi sia il punto che ci fa felici all'ultima domenica di campionato. Ci sarà battaglia fino alla fine? Sì, fino alla fine della fine dell'ultimo minuto dell'ultima partita. Grazie, mister. Grazie. Grazie. Abbiamo sentito Alberto Cavasin, che insomma ha fatto un po' i complimenti alla sua squadra, ha detto: questa sera per la prima volta ho visto una squadra con l'elmetto, una squadra di categoria, non ha probabilmente tutti i torti, perché insomma anche grazie a questi magari pareggi fuori casa arriva la salvezza. E intanto io vedo dallo stadio Bonolis, l'hai notato anche tu, un'intervista a Renzetti Caidi, che dal punto di vista dei centimetri il nostro Paolo Renzetti gli rende, ecco qua, gli rende almeno mezzo metro. Esatto. è una sfida dal punto di vista dei centimetri assolutamente impari. Però insomma poi lo ascolteremo quando ci invieranno il relativo file. Siamo curiosi di sapere se da Palladini, se Andrea, c'è stato o meno un passo indietro, almeno nelle intenzioni dell'allenatore, che ieri aveva detto: c'è da avere pazienza, il gol può arrivare da un momento all'altro, bisogna giocare con intelligenza. Io credo un po' troppa pazienza, però queste sono considerazioni assolutamente strettamente personali. Vediamo il prossimo turno, mentre tra un po' vi mostreremo le immagini di Teramo Sant'Arcangelo. E dunque restate con noi, perché oltre alle voci vi faremo vedere anche le immagini. Fano San Benedettese, questo è il prossimo turno, sarà giornata numero 30. Non giocherà il Padova, perché avrebbe dovuto farlo con il Modena. Pordenone Fermana, Ravenna Mestre, Reggiana Gubbio, Renate Bassano e Sant'Arcangelo in casa contro la Triestina. Come detto anche prima, il Teramo ha un altro scontro in casa, questo non è proprio diretto, contro l'Albino Leffe, che oggi si è fatta sorprendere da Ravenna, che non sta, l'Albino Leffe in questo momento passando un grande periodo di forma. Però rimane pur sempre una squadra di categoria molto temibile. Vicenza sul Tirol, l'altra partita riposa Feral Pisalo. Peraltro l'anno scorso, Andrea, proprio la gara Teramo Albino Leffe, persa 1-3 dal Teramo, scatenò la prima contestazione dei tifosi. Intanto Palladini sta per arrivare. E dunque tra un po' lo ascolteremo. Immagino che sì, tra poco stiamo per arrivare anche le immagini. È una giornata che può essere importante per il Teramo, sempre a patto che faccia i tre punti, ma questo sembra scontato, perché il Fano gioca il derby con la San Benedettese. La Samba è una squadra che normalmente fuori casa dà il meglio. Poi il Gubbio va in casa di una delle squadre più in forma del campionato, ovvero la Reggiana, anche se oggi si è fatta beffare, era avanti di due gol a fermo, poi è stata rimontata. Anche il Sant'Arcangelo ha sulla carta un impegno difficile contro una squadra che è una delusione, ma che ha un organico importante come la Triestina. Quindi se il Teramo riesce a prendere tre punti, io sono convinto che nei confronti di qualche squadra guadagnerà posizioni, guadagnerà punti. E quindi anche il pareggio di oggi, che può in parte sembrare deludente, potrebbe acquisire una dignità più elevata. Questa è la classifica. Ricordiamo che al netto dei turni di riposo
ci sono delle gare da recuperare e tra queste Fano Gubbio, il Sant'Arcangelo che giocherà contro il Sudtirol in casa e il Ravenna che giocherà sul campo della Feralpi Salò, che questa sera ha fatto un piccolo favore al Teramo andando a espugnare il Barbetti di Gubbio. Quindi ai primi di aprile avremo un quadro un po' più chiaro in termini di recupero, certo che dovremmo portare i conti anche dei riposi, ma io suppongo che in questo momento del campionato tutte le squadre abbiano fatto almeno un riposo e ne mancherà un altro. Il Teramo un riposo lo ha fatto, riposerà la terzultima sì, prima di chiudere con Fano e Reggiana, se non ricordo male, e saranno due gare sportivamente quasi drammatiche se la classifica è questa. Perfetto, ci andiamo ad ascoltare Nebil Kaidi al microfono di Paolo Renzetti. Nebil Kaidi, come può essere considerato questo pareggio, questo 0-0 con il Sant'Arcangelo? Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? No, mezzo pieno assolutamente. Mezzo pieno perché alla fine la differenza lo fa sempre il risultato, quello è vero, però penso che il Teramo oggi non ha subito niente e invece abbiamo creato qualche occasione da gol, sicuramente non tante, potevamo fare ancora meglio in fase offensiva, però partire dalla compattezza difensiva e comunque nelle ultime due partite non subire gol e dare comunque una compattezza a tutta la squadra è un punto di partenza secondo me fondamentale per affrontare le ultime partite. Perché secondo te nella ripresa non siete riusciti a ripetere il buon primo tempo? Ma perché comunque ci sono anche gli avversari, è normale, loro sono un po' sono cresciuti, poi loro secondo tempo secondo me si sono anche abbassati e compattati ancora di più del primo. Il primo tempo venivano a prenderci più alti, ci lasciavano più spazio alle spalle della loro difesa, invece secondo tempo loro si sono abbassati molto e non ci hanno più dato quella profondità che con le nostre caratteristiche proviamo a sfruttare. Ecco. Il dato positivo di questa sera è non aver subito gol, così come era accaduto a Padova, questa difesa così funziona? Sì, sì, infatti come ripeto, per il mio lavoro non prendere gol è come una vittoria, quindi io sono contento perché dobbiamo partire da questo. Ecco. Non prendere gol significa fare un punto ogni partita, quindi noi dobbiamo garantire alla squadra di non prendere gol. Poi dopo se l'attaccante una volta becca il palo come oggi, una volta dopo magari fa gol e vinciamo le partite. Avete mosso comunque la classifica e nel prossimo turno tornerete a giocare ancora qui al Bonolis per affrontare l'Albino Leffe, un'altra partita importante. Sì, sì, sono importanti tutte da qua alla fine, è normale che qua in casa dobbiamo cercare di trarre più punti possibili e abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente e dobbiamo cercare di portare a casa punti importanti. Grazie. Nebil Kaidi al microfono di Paolo Renzetti, che vedo in bassa frequenza adesso, sta intervistando Ottavio Palladini. Dunque restate con noi perché tra poco vi faremo vedere le immagini di Teramo Sant'Arcangelo, ma soprattutto tra pochissimo le parole del tecnico del Teramo Ottavio Palladini. Interessante questa lettura, Andrea, che da Kaidi dice: noi difensori abbiamo un compito, quello di assicurare alla squadra sempre un punto, cioè di non prendere gol e mal che vada far finire la partita 0-0. Poi ovviamente tocca agli altri, magari arriva un gol di un attaccante. Il problema è che non arriva il gol di un attaccante, sì. Come ci scrive prima amico però da se casa, ti ricordi, lo abbiamo detto in precedenza, sì. se tu ritrovi una certa solidità difensiva e non prendi gol, a un punto almeno lo fai e poi ti puoi garantire tre punti se arrivano i gol. Chiaramente non puoi sempre tenere la porta immacolata, dei gol saranno presi certamente, però limitare dopo i 4 gol presi a Fermo, 4 gol presi nelle altre partite contro il Bassano ad esempio, è chiaro che lì non ci siamo. Invece tornare a una fase difensiva molto molto più redditizia aumenta la possibilità di fare punti. Anche questo è un ragionamento alla palissiano, però in casa ultimamente il Teramo aveva preso delle imbarcate, in casa e non solo. Quindi ritrovare una solidità difensiva è un primo passo per cercare di inseguire il traguardo della salvezza. Prima di ascoltare Palladini, allora io direi, Andrea, di andarci a vedere le immagini di Teramo Sant'Arcangelo. Vediamole. Eccole qua, Teramo con il 3-4-3, confermati gli 11 di Padova, con Ilari e Graziano a centrocampo, Gondò, Bacio Terracino e San Domenico davanti, dietro confermato Bilillo, in porta Vabbi Fulco, 4-4-1-1 invece per
il Sant'Arcangio di Calasin, modulo più prudente, minuto di raccoglimento ovviamente del Bonolis in ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso esattamente una settimana fa. Primo tempo che il Teramo gioca molto meglio rispetto a quanto poi non farà nella ripresa, reclamando anche su un contatto in area di rigore che però le immagini non forniscono. C'è questa occasione per il Sant'Arcangelo con la conclusione Dalla Bona, che però non c'entra lo specchio della porta. Sempre Sant'Arcangelo con Semedo e Bifulco, che in due tempi riesce a disinnescare la battuta violenta del giocatore del Sant'Arcangelo. Ma nonostante quello che si verrà, il Teramo gioca un buon primo tempo con alcuni spunti, anche se poi c'è questo gol annullato per posizione per fallo in attacco numero 21 Sirignano nei confronti, se non erro, di Milillo, che poi l'assist di Sirignano troverà il gol del compagno di squadra. Il Teramo si fa vedere con Bacio Terracino, pallone sul destro in area di rigore parato da Bastianone, e questa è la punizione di San Domenico al 38esimo, parabola arcuata che scende e forse sorprende Bastianone, palla sulla traversa e nulla di fatto. Occasione al 42esimo, colossale per Graziano, altro calcio di punizione di San Domenico deviato dalla barriera, colpo di testa fuori misura proprio di Graziano da pochi passi. Qui siamo già nella ripresa con Semedo che prova la conclusione, nulla da temere per Bifulco. Al 70esimo c'è questo calcio d'angolo per il Teramo con Bastianoni che allontana e poi Bacio Terracino che sparacchia altissimo sopra la traversa proprio del portiere ex Varese. Nel frattempo sono entrati anche Varas e Tulli. Questa è l'occasione più ghiotta per il Teramo, se così possiamo chiamarla. 74esimo, punizione di Ventola che sfiora l'incrocio dei pali, e poi al 96esimo si chiude di fatto la partita con un secondo tempo che sicuramente non passerà ai posteri come uno dei più belli visti al Bonolis. Teramo Sant'Arcangelo finisce 0-0. Rientriamo e allora andiamo ad ascoltare, sei curioso di ascoltare l'analisi, certo, di Palladini? Certo. La proponiamo anche a tutti i nostri telespettatori. Ottavio Palladini al termine di Teramo Sant'Arcangelo 0-0. Ottavio Palladini, un punto comunque che serve per muovere la classifica, però per quanto visto nel primo tempo ci si aspettava anche nella ripresa di vedere lo stesso Teramo, cosa non è andato nei secondi 45 minuti. Ma non è che se nel secondo tempo non ci abbiamo provato, anzi, forse diciamo che siamo stati più prevedibili, abbiamo provato a cambiare anche qualcosina, mettendo Tulli, mettendo Fratangelo, inserendo anche Varas come esterno di destra per spingere un pochettino di più, loro si sono chiusi ancora di più e è diventata dura, anche se due o tre situazioni importanti ce le abbiamo avute, perché la palla è viaggiata due o tre volte dentro l'area di rigore. E lì ci è mancato un po' di cattiveria, secondo me. Questa gara forse ha confermato ancora una volta, non so se tu sei d'accordo, che questa squadra quando deve costruire e fare gioco va un po' in difficoltà, soprattutto con le squadre chiuse in casa, in trasferta, in contropiede, quando può giocare di rimessa riesce spesso a far male alle formazioni avversarie. Ma questo sicuramente, le altre partite in casa fatte abbiamo fatto molto, secondo me abbiamo giocato molto meglio sotto il profilo del possesso della palla, io ti parlo di Pordenone, ti parlo di Bassano, però abbiamo concesso tantissimo, quindi magari in questo momento abbiamo trovato l'assetto giusto dietro e in mezzo al campo anche, ma dietro nel senso di squadra, che siamo belli compatti, dove dobbiamo migliorare nella fase offensiva, che dobbiamo essere più propositivi e di muoverci un pochettino di più e cercare di diventare meno prevedibili. Hai un po' anticipato la mia domanda, perché io volevo proprio chiederti questo: a Padova non avevate subito gol, oggi non avete preso gol, questo modulo funziona evidentemente? Ma sicuramente funziona per quanto riguarda la compattezza di squadra, quello che dobbiamo migliorare è sicuramente nella fase di
di proposizione, perché dobbiamo essere un pochettino più incisivi, sicuramente sì. Prossimo turno ancora in casa al Bonolis, qui con l'Albino Leffe. Albino Leffe, squadra che probabilmente non verrà certo a fare la partita, incontrerete probabilmente un'altra squadra che cercherà di chiudersi, di portare via, di strappare il punto. Sì, sarà un'altra partitaccia, perché anche loro, perdendo oggi in casa, magari si ritrovano invischiati nella zona magari bassa, e quindi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita, non concedere niente agli avversari e migliorare quello che abbiamo detto prima, cioè essere più propositivi e cercare di essere più pericolosi possibile. L'ultimo ottavo, oggi abbiamo visto Gondò non al meglio, anche nelle altre partite non aveva convinto fino in fondo. Cosa non va in questo ragazzo, che comunque ha grosse potenzialità? Ma sicuramente deve crescere ancora fisicamente, perché viene da un anno e mezzo un po' particolare, no? In settimana, negli ultimi due giorni, ha accusato un problemino e magari questo l'ha limitato un pochettino. Noi da lui ci aspettiamo tanto e cercheremo di portarlo al massimo della condizione, perché abbiamo bisogno di tutti in questo momento. Queste le parole di Ottavio Palladini a termine dello 0-0. Certo, una considerazione, Andrea, va fatta, e l'ha fatta il nostro Paolo proprio a Palladini. Dal 3-4-3 in poi questa squadra, ma anche quando ha giocato con 3-5-2, non subisce, non prende gol. E guarda, forse, e ne abbiamo parlato anche in trasmissione il martedì, forse la vera vocazione di questa squadra, quando va in difficoltà, a questa coperta di Linus della difesa 3. In effetti io ripensavo anche ai tempi di Asta, quando parlava Palladini, perché siamo tornati a quei discorsi. Palladini ha detto, noi ad esempio nella partita col Bassano offensivamente abbiamo fatto molto meglio che questa sera, però abbiamo preso 4 gol. E ha citato anche altre partite nelle quali il Teramo offensivamente aveva fatto di più, aveva creato diverse palle gol, però poi aveva perso quelle partite perché in difesa la squadra non si era comportata bene e aveva imbarcato acqua. Con questo modulo invece ci sono difficoltà offensive, ma c'è una squadra molto più solida che subisce molto poco. Quindi siamo tornati agli stessi difetti, alle stesse considerazioni che si facevano ai tempi di Asta alcuni mesi fa. La squadra è questa. Io penso che per salvare la stagione bisogna essere a questo punto pragmatici, vestirsi un po' da Ugolotti e pensare prima di tutto a non prenderle, anche a costo di giocare brutte partite, di andare avanti con gli 0-0. Poi magari qualche partita con un episodio la porti a casa, con un altro episodio magari la puoi perdere, però nel gioco del dare e dell'avere, se il Teramo quando si sbilancia poi imbarca gol, e così invece no, meglio questa strada che altre. Bisogna essere, ripeto, pragmatici. Poi diceva bene Palladini, perché se vediamo la classifica, dovesse l'Albino Leffe perdere a Teramo, il Teramo andrebbe a meno 2 dall'Albino Leffe. Sarebbe risucchiata l'Albino Leffe. Sarebbe risucchiata l'Albino Leffe, potrebbe essere risucchiata la Fermana. Quindi poi più squadre si portano nei bassi fondi a lottare. Il Vicenza ha delle gare da recuperare, ma il Vicenza è stato deferito, potrebbero arrivare dei punti di penalizzazione. Quindi voglio dire, bisogna anche appellarsi a queste cose, e intanto il Teramo sarebbe il caso che, insomma, si aiutasse intanto da solo vincendo questa partita con l'Albino Leffe, e poi guardando anche gli altri risultati possono arrivare buone notizie anche da lì. Rientriamo, perché alle mie spalle lo vedo e lo tocco dal monitor, ma lui è in collegamento da Teramo, allora idealmente lo saluto al nostro Paolo Renzetti. Grazie Paolo, con te chiudiamo il collegamento. Hai sentito anche Ilari, poi ovviamente intervista che proporremo domani. Certo. Sarà stampa vuota oramai, immagino. Perfetto. Sì, sala stampa vuota, siamo rimasti solo noi, abbiamo ascoltato come detto anche il centrocampista del Teramo Carlo Ilari, intervista che proporremo domani nel corso delle nostre edizioni del TG6, dunque è davvero tutto. Abbiamo riportato le dichiarazioni anche dei due tecnici, di Cavasin e di Palladini, e del difensore della formazione biancorossa Nebil Caidi, per commentare questo 0-0 del Bonolis tra Teramo e Sant'Arcangelo. Dunque è davvero tutto da Teramo, grazie anche per la collaborazione tecnica a Silvia Gentile, linea che può tornare allo studio.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti, grazie a Silvia Gentile, davvero grazie a Maurizio Daguin regia, grazie come al solito alla nostra squadra che anche oggi vi ha proposto 20 e 23 fanno 3 ore e 8 minuti di calcio praticamente in diretta. E se poi pensiamo a quello che sarà nelle prossime domeniche. E se pensiamo a quello che sarà nelle prossime domeniche, c'è veramente da leccarsi i baffi, perché insomma vi proporremo davvero tantissimo. Non per Maurizio Daguin in regia. Maurizio Daguin in regia che già si frega le mani per ore e ore di diretta con l'Abruzzo del Pallone, con Diretta Stadio e con tutti i nostri contenuti. A proposito di contenuti, Andrea, domani sera replay e saremo già nel pre-gara. Prepartita di Pescara-Carpi, domani pomeriggio parlerà l'allenatore del Pescara Massimo Epifani, poi ci sarà la seduta di rifinitura al Poggio a porte chiuse. Quindi insomma domani sera si vivrà su quello che ha detto Pescara Parma, ma già proiettandosi sulla immediata partita col Carpi, che sarà vieppiù fondamentale per il cammino del Pescara. Ricordiamo il calcio d'inizio di Pescara Carpi, che sarà alle ore 18 di martedì, perché poi la sera c'è la Champions, quindi non ci può essere contemporaneità, altrimenti avrebbero vietato la possibilità di recuperare in concomitanza di giorni di Champions. Quindi ore 18 Pescara Carpi, e viva Dio, stiamo verificando che il Teramo non farà altre partite alle ore 20:30, il che da un lato ci agevola il lavoro, dall'altro penso faccia piacere anche agli sportivi non andare allo stadio la domenica sera, magari gustarsi il posticipo di Serie A, che è la partita di cartello. Partite alle 20:30 in Serie C non è il caso di riproporle. Lo ribadisco, ma per il bene di tutti. Assolutamente no, grazie Andrea, che ritroverete ciao domani sera nel corso di replay alle 21. Come avete sentito, sarà già la vigilia di Pescara Carpi alle 18 martedì, e ovviamente lo ritroverete martedì, perché vi racconterà con Diretta Stadio con il nostro Paolo Renzetti proprio Pescara Carpi. Che martedì, Diretta Stadio, poi Proteramo. E poi Proteramo, quindi un martedì davvero da leoni, perché poi alle 21 ci siamo noi per analizzare Teramo Sant'Arcangelo, ci proietteremo anche sulla prossima partita Teramo Albino Leff, e poi giovedì ritorna il ciclismo, domani termina a San Benedetto la Tirreno Adriatico. Insomma, lo sport su TV6 non finisce mai, l'Abruzzo e il pallone invece sì, in questo momento, ma torna domenica prossima alle 19:30, l'orario consueto, su TV6, canale 14 del digitale terrestre. Buonanotte.